Buonasera, se avete visto il titolo avrete bisogno di qualche spiegazione, ma verrà nel corso dell'incontro. Stasera abbiamo intanto il rappresentante di Serravalle, del comune di Serravalle, sono quattro candidati a sindaco e ora li sentiremo. Poi subito dopo ci saranno i candidati a sindaco del comune di Quarrata e quindi sentiremo anche loro. Però il titolo vale, secondo chi l'ha fatto, un po' per tutte e due. Nel corso della trasmissione, ripeto, vi spiegherò un po' perché questo titolo che vedete prende una frase di un film comico di una volta, siamo vincoli o sparpagliati? Allora si vedrà un po' come mai. Dunque, Serravalle per chi ci vede da fuori è un comune interessante che sostanzialmente, correggetemi se dico male, ha due punti di riferimento, il Serravalle come Serravalle Alto e poi un altro grosso paese che è Casalguidi in qualche modo. Però è vasto come comune. 42 chilometri quadrati. Quindi è un comune vasto con molte attività. Ha delle particolari bellezze perché si stende anche un po' appunto sul Monte Albano, sia per andare verso Serravalle, ma anche le colline dietro Casalguidi sono belle e interessanti, ricche di olive, di belle piante, insomma è un, diciamo, un comune interessante, sempre a cavallo per la sua conformazione geografica, almeno per me, che ci ho un po' vissuto, a cavallo fra la tradizione e l'innovazione. È un po' tutte e due le anime si sentono un po' all'interno del comune, vero? Ed è, diciamo, ha le sue particolarità interessanti, insomma. Solitamente io ricordo per via dell'età, ahimè, fino dai primi tempi quando si ragionava di sindaci, e cioè, tra l'altro all'inizio, subito dopo la liberazione, c'avevo anche uno zio che cominciò a fare il sindaco come allora si incominciava. Dopo un po' lui uscì perché non si sentiva tagliato. Però si sono succedute sindaci sempre con un particolare interesse, con delle particolari caratteristiche. E uno, lo ricordo, era Renzo Giusti, per esempio, era un po' un sindaco che aveva percorso un periodo in cui c'ero più abituato lì. Ed era caratterizzato da un rapporto casa a casa, ma non in fase elettorale, in fase ordinaria. Era una cosa normale. E credo che sia ricordato un po' da tutti. Io credo che sia una caratteristica amata nel comune di Serravalle per due particolari esigenze. Per esempio, Casalguidi, per esempio, è abbastanza raro trovare un paese che ha un culto del cimitero come Casalguidi, no? Sembra un cimitero monumentale, perché è molto curato. Allora il sindaco bisogna stare attento a questa cosa, è una delle particolarità. E insomma, poi Serravalle ha la sua rocca, le sue cose belle lassù, insomma è un, diciamo, un comune molto interessante. Bene, allora cominciamo un pochino intanto a ragionare. Direi di sentire, ora qui ci sono i quattro candidati che via via vi presenteremo, naturalmente c'è Renzo Fagioli che ha la sua parte sempre di, chiamiamoli opinionisti per prendere a prestito i termini delle televisioni nazionali, ma insomma è un po' di gente fra la gente, in questo caso non sono distaccati perché sono presenze delle nostre zone. Bene, vogliamo cominciare da Giulia Romani, che è candidata al sindaco di Serravalle della lista Comunisti per Serravalle. Sì, buonasera.
Quando è nata questa lista? Come mai questa collocazione sinistra-sinistra? Allora, intanto devo fare comunque una precisazione. Buonasera a tutti, sono Giulia, piacere. Volevo fare una precisazione, visto che comunque è stato un tema a lungo dibattuto sul fatto delle mie precedenti scelte, viste appunto l'ultima amministrazione, dell'amministrazione vigente. Io all'epoca, per l'affetto che appunto nutrivo e nutro ancora comunque per Piero, volevo dare il mio contributo e quindi decisi appunto di far parte della lista Uniti per Serravalle. Poi chiaramente non raggiunsi, diciamo, l'opportunità di entrare all'interno del consiglio, poi alle dimissioni di Francesco Bugiani entra io. Però a quel punto mi sentivo molto lontana da un punto di vista ideologico da quello che Uniti per Serravalle rappresentava e quindi mi sono distaccata dalla maggioranza e sono andata per conto mio. Quindi l'affetto la spinse verso... Sì, per un appoggio al sindaco. Vabbè, sì, e ma poi l'ho visto crescere. Insomma, dopo ha fatto il suo percorso. Ho fatto il mio percorso e sono tornata, diciamo, un po' alle origini anche familiari, se vogliamo dire così, perché mio nonno faceva appunto parte della Fondazione Comunista, è sempre stato tesserato, e mi è stato proposto di entrare a far parte di questi compagni e io ho accettato con grande onore di poter rappresentare questa lista, ecco. Questo è interessante. Sì. Voglio dire però che, non lo so, ecco, correggetemi, tanto avete tutti da intervenire, non mi pare che il sindaco uscente, Piero Rinaldi, che è qui naturalmente, che si sia molto caratterizzato, poi magari stando vicino vi è sembrato in un modo o in un altro, voi avete giudicato meglio, ma non so se si è caratterizzato proprio per essere spinto di parte in maniera forte. Forse sì, forse no. Io, visto dall'esterno... Io devo dire che Piero è Piero, quindi ho una profonda stima, un grandissimo affetto a livello personale, quindi povero Piero. No, ma io dico così come osservatore esterno. Credo che da quando si sono cominciati a creare dei sottogruppi all'interno comunque di Uniti per Serravalle, io lì mi sono sentita molto fuori luogo, per una scelta mia personale, non a livello di... E quindi di conseguenza ho deciso di continuare per conto mio, insomma. E appunto mi hanno proposto di rappresentare questa lista molto a sinistra e con onore cercherò di portarla avanti con tutti i miei sforzi. E se dovesse mettere appunto una caratteristica particolare del vostro programma di sinistra a sinistra? Allora, innanzitutto come tutti, però comunque in special modo noi, insomma, siamo un pochino più pacifisti, mettiamola così, e siamo molto più comunque attenti a delle esigenze di quel lato della popolazione che è, diciamo, un pochino più ai margini, quelle persone che comunque, benché abbiano ammortizzatori sociali, ma comunque non riescono ad andare avanti nella loro vita e per renderla e continuare a rendere dignità a queste persone, noi abbiamo pensato a un reddito di residenza che abbiamo pensato di approvvigionare questo reddito in maniera temporanea, chiaramente a chi ne farà richiesta, attingendo ai fondi ad esempio del Cassero, perché visto che comunque sia è un luogo che non può essere chiuso per ovvie ragioni, che così abbiamo comunque visto anche negli ultimi 5 anni, quindi abbiamo detto, visto che comunque c'è, proviamo a sfruttare, passatemi il termine, quello che rende per aiutare le persone. Non è che abbiate in mente un po' di reddito di cittadinanza? È un reddito di residenza, ora non di cittadinanza, però un reddito di residenza, una persona che un pensionato o un disabile che comunque hanno esaurito tutti quegli ammortizzatori sociali o che comunque non gli bastano più per ovvie ragioni potranno fare richiesta. Quindi di questo sussidio. Una spinta particolarmente mirata al sociale. Sì, per abbattere quelle disuguaglianze che fanno parte di tutti noi. Va bene, andiamo un po' da questa parte. Sentiamo Elena Bardelli che ha fatto un percorso diverso. Ti domando, ma sei andata più a destra di Piero o sei andata più... perché tu eri
Alleanza Nazionale, come Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, sì, sì. No, perché la vecchiaia, mi porta a vedere memoria, memoria dell'origine. Indietro. di Giorgio. Allora, e poi ecco, dal, se te lo dovessi definire dal punto di vista politico, che spostamento sarebbe il tuo? Ma sostanzialmente io mi sono sentita ingabbiata come... diciamo così, politica, che si occupa di Serravalle, del comune di Serravalle. A un certo punto nel partito non ero più libera, non mi sentivo più libera di agire per il bene dei cittadini. Io dico semplicemente la verità. Perché, ora io parlo della realtà di Serravalle, però può darsi anche che in altri comuni non sia così, ma a livello di Serravalle io nel partito ho ricevuto soltanto dei diktat, fare questo, fare quest'altro, però allora io mi piego a fare le cose che sono in linea con la mia coscienza. Quelle che non sono in linea con la mia coscienza io non le faccio. Forse allora faccio una battuta, al partito con questi diktat riscopriva un po' l'origine. Ma no, non lo so, ora io non voglio, no, ora non voglio andare, no, perché poi, no, ma ci sono, no, no, comunque devo dire la verità, i diktat ci sono nei partiti di destra e nei partiti di sinistra. Era una battuta, sì, era una, perché in genere è così dappertutto. Ecco, io onestamente, ecco, a un certo punto ho detto basta, perché il mio desiderio è fare qualcosa di concreto e di nuovo per Serravalle. Ecco, io ho preso questa decisione. A destra, a sinistra, no? Perché la gente mi sta collocando, no? Cioè, per certi sono a destra, per certi invece, siccome mi sono presentata autonomamente, no? Con una lista autonoma, quindi, allora sono di sinistra. Cioè, io sono io. Io sono uscita dal partito, ma rimango io, Elena Bardelli, con gli stessi principi, con gli stessi valori che cerco di portare avanti. È vero, nella mia lista, insieme a me, ci sono 5 persone che sono uscite da Fratelli d'Italia, è vero, non siamo più tesserati e abbiamo deciso tutti di intraprendere questa strada. Poi abbiamo elaborato un progetto che hanno condiviso i semplici cittadini, persone provenienti dalla comunità civile che hanno creduto nella bontà di questo progetto e insieme ci siamo messi a lavorare, insomma siamo arrivati ecco, a fare. Elena, se tu dovessi definire uno o due punti chiave di un po' di quella... il vostro programma. Sicuramente per me la cosa principale, quella che sta a cuore, ma non soltanto a me, al mio gruppo, è la famiglia, che vogliamo aiutare introducendo il fattore famiglia, che è un correttivo dell'ISEE che permette di formulare delle tariffe di accesso ai servizi comunali in maniera più personalizzata, proprio a portata di famiglia e di persona. Vorremmo applicare questo diciamo questo fattore famiglia anche per accedere al bando delle case popolari, per esempio gli alloggi ERP, e anche per accedere ai servizi sportivi, allo sport. Si tratta di un correttivo in che senso? Nel senso che anche l'ISEE prevede sicuramente situazioni particolari nelle famiglie, come il numero dei figli o la presenza di persone con handicap. Ecco, il fattore famiglia concede di essere molto più precisi, perché prima di tutto prevede anche altre situazioni particolari, altri carichi familiari, tipo la vedovanza, la gravidanza, la disoccupazione, la presenza di bambini, di minori adottati, per esempio. Poi all'interno di queste situazioni prevede anche una maggiore differenziazione, per esempio per quanto riguarda figli, l'età, per quanto riguarda le persone con handicap, la gravità dell'handicap, e questo permette di essere insomma più precisi nel determinare le tariffe.
vedendo un po' intorno, avendo letto anche qualcosa che riguarda i comuni che hanno adottato il fattore famiglia, ho visto che una famiglia in media riesce a risparmiare in un anno anche fino a 200 euro per quanto riguarda soltanto le rette per gli asili nido, perché quando ho parlato di servizi comunali io volevo parlare proprio dei servizi socio-educativi oppure dei servizi agli anziani, ai disabili, il trasporto, la mensa, soprattutto questi. Bene, ci fermiamo qui perché è scattato un pochino il tempo e riprendiamo subito. Ecco, Elena ha dato uno spunto su quella che è messa a fuoco un pochino un'idea, insomma, abbastanza sintetica di tutto una programmazione, che la famiglia è al centro, mi pare, di tutta una visione. Questo. Bene, allora Sandro Scioni invece è candidato sindaco di Serravalle, Insieme Centrosinistra per Serravalle. Questa è la vostra lista. Sì, così, la nostra lista. Allora, buonasera a tutti, ringrazio lei direttore perché ci ha dato questa possibilità. Dovere. Una parentesi, voglio esprimere la mia piena solidarietà per gli eventi incresciosi di questi giorni che sono, non ne voglio neanche commentare perché non ci sono parole. Comunque tutta la mia vicinanza e del gruppo. Io sono Scioni Sandro, 48 anni, da 49 faccio il commerciante, ho già avuto un'esperienza in consiglio comunale, la precedente nel 2017 con la lista Mongai. La mia candidatura è cresciuta un po', come ha rammentato lei, anche da Giusti Renzo, questa spinta come vicino di casa e come magari ideologie e come modo di fare, mi ha spinto tanto, ma speronato tanto. E poi è lievitata un po' da cittadini, dalla gente, insomma, che tutti mi hanno spinto e mi hanno invogliato a dare il mio contributo al nostro paese, a Serravalle Pistoiese. Come dicevo prima, la nostra è una coalizione allargata, politica, che comprende Articolo 1, Europa Verde, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano. Insieme a loro abbiamo condiviso un programma ben strutturato a 360 gradi, che prevede dalla vicinanza al cittadino, al territorio, a tutto ciò che si può prevedere, perché secondo me un amministratore deve essere sempre un passo avanti alla richiesta del cittadino, deve un po' prevedere. Questo l'ho sempre avuto nella testa. È un'idea mia e comunque mi sono venuti dietro, quindi la condividono anche gli altri. Devo dire che una particolare attenzione sul sociale. Infatti io da 5 anni fa, quando entrai in consiglio comunale, ho sempre avuto l'idea fissa di destinare una parte degli introiti straordinari della discarica che noi abbiamo sul territorio al sociale, alle fasce più deboli, perché non ci devono essere cittadini di serie A o di serie B, secondo me si deve essere tutti allo stesso pari, considerato allo stesso pari. E visto che comunque l'amministrazione comunale, io l'ho sempre vista come lo Stato più vicino alle persone, perché un qualsiasi problema ci si possa rivolgere. Ora non dico direttamente al sindaco, ma ci sono gli assessori, ci sono i consiglieri. Un'altra cosa che io ho messo in previsione sul nostro, ora sono 26-27 pagine di programma, ma gli faccio un estratto, è di valorizzare anche il consigliere comunale, perché è vero che c'è un sindaco e ci sono gli assessori. Il consigliere comunale molte volte sa le cose dalla gente, perché comunque sa quello che viene fatto in consiglio comunale, però magari quello che viene deciso in giunta non è che è aggiornato costantemente. È aggiornata, ma insomma c'è chi più e chi meno. Quindi ecco, responsabilizzarli sul territorio,
proprio facendo anche dei tavoli di confronto programmati sia con i cittadini e con tutte le associazioni presenti sul territorio, perché è l'unico modo che si riesce a sapere veramente i bisogni che ci sono sul territorio, specialmente su un territorio come il nostro, che è diviso in due realtà anche proprio territorialmente diverse, perché uno riguarda più la parte di là, la parte di Monte Catania, insomma, è una parte più nella piana, parte di qua. Quindi, molto bene, c'è una sintesi anche questa di quelle che sono le visioni. Piero Lunardi, sindaco uscente, con la speranza di rientrare, come sta? Ormai si prova a provare a entrare nel secondo mandato. Ebbene, Piero insomma è un po' nella tradizione dei sindaci di qua, ma insomma, ora, uno dei primi atti di Piero, bisogna dirlo, al di là di tutte le parti politiche, che andò un po' sui giornali e ci furono delle polemiche, questo non è un modo di fare il sindaco, oppure diceva, no, ma visto il sindaco lo fa, e quando vide l'erba alta da troppe parti, prese il trattore e l'andò. Come sarebbe da fare ancora, perché ancora in tre giorni l'erba è andata alle stelle. Non poteva stare, l'hanno il DNA, l'erba. Non poteva stare, e quindi aveva e prese subito la palla al basso. Insomma, è un modo di fare il sindaco, forse... Meno male era solo lui, c'era un macete... È vero. Piero, allora, secondo te, dopo la tua esperienza, che c'è da mettere a fuoco ora, mentre tutti i presenti? Mentre parlavano i colleghi candidati, ho due cosette da dire. Noi abbiamo messo 600.000 euro sul sociale, quindi non è da dire che sia poca roba. Per quanto riguarda le tariffe delle mense, dei nidi, ok, abbiamo fatto un po' un riscontrino su Pistoia, Quarrata, noi siamo quelli più bassi, 362 euro noi, 520 Pistoia e 520 Quarrata. La mensa sono 4,90 euro noi, 5,80 Pistoia e 5 Quarrata. Gli scuolabus sono 27 euro noi, 48 euro Pistoia e 44 Quarrata. Da considerare che queste sono le tariffe massime, senza ISEE, perché se c'è insomma disabili, come si diceva prima, o che hanno bisogno, che con l'ISEE si abbatte tutte queste cose qui. Quindi un'attenzione al sociale, insomma, si è avuta anche noi in questi 5 anni. E guardi bene che non abbiamo nemmeno aumentato una tassa, tanto per capirsi, è aumentato solo di 5 euro quella dei mercati, se non mi sbaglio, una cosa del genere. Quindi da parte nostra c'è l'attenzione sia alle famiglie, però c'è anche l'attenzione al territorio. In questi 5 anni, come si sa, abbiamo sistemato quasi tutte le scuole con efficientamento energetico, vulnerabilità sismica. Poi si diceva della discarica, di prendere soldi dalla discarica e mettere sul sociale. Tutto bello. La discarica 6 o 7 anni finisce. I soldi della discarica, secondo noi, dovrebbero andare negli investimenti. Quindi quando poi la discarica, con la speranza che fra 6 o 7 anni si chiude, se tu hai investito bene, ma se tu hai bisogno per il corrente, per andare avanti, poi tu rimani attaccato a un palo. Perché la discarica è un buon reddito per il comune. La discarica è un reddito intorno a 1 milione di euro per il comune. È un buon reddito, però quello che ci permette, ci ha permesso di andare avanti. Abbiamo fatto l'asilo nuovo, abbiamo fatto la palestra, abbiamo asfaltato, cioè i lavori in questi, diciamo, 2 anni e mezzo, perché i primi 6 mesi sono stati quelli del riconteggio delle schede e quindi non abbiamo lavorato. Dopo c'è stata la pandemia, altri 2 anni di rotti di pandemia, e quindi insomma, secondo me, di cosette abbiamo fatte e stiamo mettendo in tutta la videosorveglianza su tutto il territorio. Abbiamo già quasi 200.000 euro di soldi belli e pronti da andare avanti con i finanziamenti della Regione e dello Stato. Abbiamo preso circa 7 milioni di euro
di contributi esterni. Abbiamo preso, come diceva Elena... Contributi esterni che vuol dire? Allora, per esempio, abbiamo preso 26 appartamenti per il sociale, per le case popolari, per le NERPE, con un contributo di 5 milioni dalla regione toscana, e ce li siamo divisi fra noi e Pistoia. E poi abbiamo preso altro 1.800.000 euro sempre dalla regione toscana per il fosso di Casale, che se Dio vuole in questi 5 anni è venuta anche un'alluvione È servito questo? No. Sì, ora con questo 1.700.000 euro più altri 50 o 60 milioni, noi stiamo già progettati, ora dovrebbero partire i lavori per sistemare il fosso di Casale. Ma era quello che nel programma precedente si prevedeva, che lo chiedevate? No. Quello è proprio perché è venuta un'alluvione. Noi prevediamo con le PNR, speriamo che si possa accedere, di fare degli invasi a monte, invasi a bocca tarata, in modo che l'acqua scenda a valle, defluisca piano piano e che non succedano più causi più sempre. Quali erano le zone più alluvinabili lì a Casalguidi? Sì, a Casalguidi, sempre a causa del fosso di Casale o quello del fosso Biagini, qual era? In quale zona era questa alluvione? Dove veniva? In via San Biagio. Via San Biagio, che poi è andata direttamente verso la chiesa, aveva in tutta quella zona lì, dal comune, dalla piazza del comune, piazza Vittorio Veneto, tutta la parte destra, venendo da monte a scendere, era tutto alluvionato. Ma c'erano anche delle cantine che avevano 3 metri d'acqua dentro. Cioè, è stata una cosa esagerata. Che hanno fatto praticamente da recipiente per le altre che insomma sono rimaste alluvionate, ma un po' meno. Ecco. E quindi dove scendeva? Dal San Barunto. Praticamente c'è stato l'incendio sul San Barunto, sul Monte Albano, appena siamo insediati anche quello di 80 ettari. Se bruciate le piante e quindi l'acqua è venuta forte a sciacquare, non c'era più il bosco, non c'erano più le olive, è venuta giù tutta insieme e è arrivata giù. Il problema era che anche durante dei lavori che erano stati fatti, quel fosso Biagini lì c'erano rimaste delle piante dentro, o tronchi o quant'altro, con l'acqua che veniva giù verso il tombamento, l'ha tappato. Tappandolo, la pressione dell'acqua ha fatto saltare per aria tutto. E ha fatto 40... torna a 40 metri di tombamento per aria. Addirittura. Molto bene. Renzo. Allora, io comincerei da... Andrei nell'ordine, comincio dalla signora Romani. Dunque, lei ha cercato di spiegare le ragioni della sua lista. Ora, io mi chiedo, un cittadino di Serravalle, lei deve convincere a votarla, è partita in un modo... è arrivata in un altro, le è andato bene, l'uno nell'altro, però poi nel vostro programma, cioè in quello che sono riuscito a vedere, mettete un'altra cosa che lei non ha detta, che cioè che sostanzialmente il PD con cui stava nella seconda parte della legislatura non è di sinistra e la collaborazione con Italia Viva, Dio scende scampi e liberi. Non le sembra un po' una contraddizione tutto questo ragionamento rispetto a un percorso a farsi leggere i cittadini? In secondo luogo le voglio chiedere un'altra cosa. Certo. Come fate a trovare i soldi, qui dice, la predisposizione di un reddito di residenza? Io la vedo molto difficile, la predisposizione di un reddito di residenza, perché sia da un punto di vista di trovare i soldi, perché se si prende da una parte non sono più da un'altra, la discarica nel 29 finisce, e poi ci saranno altri 30 anni di spese enormi per mantenerle, eccetera, ma difficile per due ragioni. Difficile trovare soldi, vanno soldi da un'altra parte, ma è molto più difficile individuare dei criteri oggettivi. Lei come risponde ai cittadini? Allora, intanto parto dalla prima domanda. Me l'aspettavo queste domande. Allora, intanto io non devo convincere nessuno a votarmi se non vogliono votarmi, prima di tutto. Perché Vabbè, questo, cioè, non posso dire...
quando mi sono lei si è candidata, certo, ha però messo la faccia, è un programma, però gradisce, certo, il voto, ma diciamo, però non è che gli do un, non è che li minaccio se non mi voto, no, assolutamente. Allora, se il cittadino decide di votarmi è perché intanto sono comunque un volto nuovo, ok? La lista, faccio una piccola inciso. Prego. Ho guardato anche la lista di nuovo c'ha poco, sono tutti piuttosto attempati, alcuni, nella vostra lista. Ne avete due giovani. Alcuni no, siamo in sei. Per quello che ho visto io, forse non è completa, però. No, 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 no. L'età media è piuttosto elevata. Sì, però io sono un candidato giovane. Per carità. Quindi, comunque sì, anche se si agisce in gruppo, e comunque siamo un gruppo molto compatto. Anch'io mi sento giovane, ma l'età dice, la carta d'identità dice una cosa. No, oddio, vabbè. Ora io a settembre faccio 34 anni, quindi insomma. Comunque, detto questo, indubbiamente nella lista ci sono persone navigate nella storia politica, perché comunque sia c'è anche bisogno di esperienza, perché personalmente io, si sa, è inutile negarlo, io non ho un'esperienza politica come può averlo la signora Bardelli o il Gioni o comunque anche Piero, quindi indubbiamente è dato di fatto. Io ce la metto tutta, siamo un gruppo compatto, vicino alle esigenze, come diceva anche Sandra ovviamente, però delle esigenze del cittadino, siamo pronti ad ascoltare, a dare anche punti di vista magari nuovi rispetto a quelli che potevano essere punti di vista di 10-20 anni fa. Per quanto appunto diceva, perché un cittadino come fa a crederle vista la scelta? Allora, intanto la scelta che feci quando decisi di entrare con Piero, io ero molto giovane, era la mia primissima esperienza e quindi mi sono affidata, no, anche all'immagine che Piero aveva per me. Fu Piero a sceglierla? Sì, mi chiamò e mi disse, e io molto sorpresa, disse, ma Piero, volentieri, vabbè, proviamoci, però comunque è data anche da una cosa, insomma, ero molto più giovane di adesso, anche se 5 anni non sono. E quindi, però poi, come ho detto prima, ho ribadito prima, i sottogruppi che si sono creati all'interno poi del gruppo di Piero, per me non potevo più rimanere all'interno, livello ideologico. Contrasti su da un punto di vista di impostazione ideologico-politica sulle cose da fare? Ideologico. Non sulle cose da fare. Pensavo che in un comune ci si litigasse di più sulle cose da fare. Sì, ma è da cittadino semplice vostra sì, domanda. Sì, ci mancherebbe. Io quando all'inizio con Piero si disse, si stilò il programma e tutto quanto, io ho detto anche delle idee, o comunque Piero mi ascoltava, ma tutto il resto magari non molto, quindi di conseguenza ho detto uno, ho detto due, ho detto tre volte, poi alla fine dico, se io devo stare in un gruppo e però vengo ascoltata solo da Piero, mi dispiace, ma non ci so, cioè, se a livello proprio pratico, al di là delle ideologie. Fece male a non ascoltarla, perché poi insomma, e se no che c'era a fare, scusi. No, fece male a non ascoltarla, appunto. No, vabbè, dicevo, a parte questo. Prima di chiudere e poi si riprende. Sì. Nella vita che fa? Io faccio l'OS, sono un operatore sanitario e lavoro in una cooperativa a domicilio. OS? Sì. Ah, sono laureata in economia e turismo, però ho capito che non faceva per me, mi sono dedicata completamente agli altri, di tutto. E quindi questo è. Sì. Allora, ci fermiamo qui e poi dopo ci dà un po' tempi. Sì. Lorenzo, poi a tra poco. Bene, allora si riprende, cominciano, secondo me è bello, disse Renzo Pagioli l'altra volta, lo dice ora in sordina perché l'ha bello detto, lo ripeto io, grande rispetto davvero per coloro che si candidano a impegnarsi nella cosa pubblica. Qui ha ragione, per cui qui ognuno mostrerà le proprie idee, è inutile dire che ora in questo gruppo, devo dire la verità, sarei un po' in difficoltà personalmente, perché per un conto e per un altro poi sento molto. Ma insomma ci sono anche altri che verranno e che in realtà non mi appartengono come neanche come ideologia, ma come modo di essere. Comunque,
lì vengano tutti e possano tutti parlare tranquillamente e liberamente. È quello che vuole. Allora, Renzo. Dunque, allora, la dottoressa Bardelli, anche lei ha un percorso, voglio dire, un po' tortuoso in questa vicenda. E quindi ce l'ha spiegato in parte, magari lo può chiarire meglio, però è un po' si dice un po' male ai cittadini, avevo dei diktat, non potevo esprimermi, eccetera, perché poi chi rappresenta i cittadini ha giustamente la sua opinione di fare. Lei insiste molto su questo quoziente familiare, l'introduzione, e quella famiglia. Io so che è una cosa molto difficile da fare. Vero, ci vogliono due cose, ci vuole. Poi tanto ci vuole delle risorse. In secondo luogo è difficile farlo, in terzo luogo può creare delle rivolte, perché alla fine il pacco è questo: se pago meno io, paga più lei, paga più lui o meno un altro. Quando si tratta di rimodulazioni, di situazioni già statiche nel tempo, è difficilissimo farlo. Io credo che sia un azzardo una proposta del genere, ecco. Però allora, lei la fa, se me la spiega meglio, in modo che possa, allora, non a me, ma a chi ci guarda, ai suoi elettori, poi le chieda anche qualche cos'altro. No, allora, è vero che è difficile, questo è vero, è difficile applicarlo, ma si impara. Anche negli altri comuni è stato difficile applicarlo, ma hanno tutti imparato. Io, per esempio, insomma, mi sono interfacciata con, per esempio, il comune di Pontremoli, per esempio. Lì da diverso tempo c'è questo fattore famiglia. Come dimensione più o meno come il vostro? Ora non, perché anche Pontremoli, contano anche le dimensioni. Sì, è vero. No, addirittura mi pare che Pontremoli sia più grande, piccolo. Mi sembrava addirittura un po' più. Non lo so, ora non voglio. Comunque, il piccolo ha due vantaggi: si se conosce meglio, però c'è meno risorse. Comunque, anche lì hanno avuto difficoltà, è vero. Ho parlato con gli amministratori più volte, hanno avuto difficoltà, anche gli uffici hanno avuto difficoltà, però poi hanno anche imparato. Cioè, mica bisogna arrendersi di fronte alle difficoltà. Se è qualcosa che io ritengo buono per il comune, io lo faccio, nel senso che impegno gli uffici a lavorare. Un'altra cosa voglio dire, e mi riferisco anche a quello che diceva prima il sindaco, diceva che le nostre tariffe sono più basse, è vero, rispetto, è verissimo, però il discorso che facevo io con il fattore famiglia è un altro, cioè è il fatto che queste tariffe vengono proporzionate veramente ai carichi familiari che uno ha. Cioè, nel senso, per esempio, a parità di reddito, una famiglia paga totta perché magari ha carichi familiari minori, una famiglia con carichi più pesanti, a parità di reddito, magari ha dei ragazzi disabili, persone disoccupate all'interno, paga di meno, ed è giusto che paghi di meno, perché tutto deve essere proporzionato alle forze della famiglia. E a me le difficoltà non fanno paura, se io credo nella bontà di qualcosa io vado avanti. Cioè, siccome secondo me è qualcosa che può portare vantaggio alla comunità di Serravalle Pistoiese, io l'ho introdotto, e perché ci credo. Bene, allora, pochissimo, ancora procedi, perché poi tanto se hanno da aggiungere posso anche chiedere. Sì, perché su questo ci sarebbe qualche cosa, lo diciamo dopo. Con chi dobbiamo ragionare? Sì, ancora su questo. Ma mi piace proprio sempre tutto sul fattore famiglia. Cioè, no, cioè, che il c'entra? Programma è... No, sai, è un ex sindacalista nazionale. Ognuno fa le sue forze, quello che può. Quindi. Allora, Scioni, io ho trovato delle cose che mi hanno poco convinto qui. Due soprattutto. Una in cui dice che a un certo punto, una volta che, quando è eletto, ci vorrà un po' di tempo per mettere in piedi il programma. E in quel tempo lì che succede? Allora, un po' di tempo per mettere in piedi il programma, perché io voglio fare, appena uno entra, deve fare... Dice, nei primi mesi, miei assessori, faremo un lavoro fondamentale di programmazione dei vari passi da fare per raggiungere i nostri obiettivi per i prossimi 5 anni. E che ci vuole? 6 mesi per partire? No, glielo spiego subito. Glielo spiego subito, nel senso, questo è, magari hai spiegato male ora lì la traccia sul programma, però intende questo, appena uno entra io voglio il punto della situazione. Con il punto della situazione, che ci sono già dei programmi, delle cose stanziate, dei progetti a metà, un percorso già iniziato, in base a quello, e
confrontandolo col mio programma, da lì si ritrova le priorità per partire, ma nel senso di partire subito, no? Cioè non è che c'è 100 giorni di festa o 6 mesi di festa, ecco. Quello è solo per fare il punto della situazione, per vedere le cose, di non rischiare di andare a perdere tempo su una cosa che c'è già un programma iniziato. Tu dici poi sempre nel programma, dice alle famiglie in difficoltà per i piccoli che usufruiscono eccetera eccetera, dovremmo trovare dei soldi, chi ha avuto un mutuo eccetera, ma dove li trovate questi soldi? Allora, e che criteri usate? Questi soldi, difficile allora, in un comune come Serravalle trovare questi soldi? No, mi ricollego un attimino a quello che ha detto il signor sindaco prima. Consapevole anche di usare quel 25% dell'entrata straordinaria della discarica, che non, a quel punto viene distolta dagli investimenti e viene, non volevo entrare nel tecnicismo, però ecco, insomma, se ci vuole un attimino va spiegato, distoglierlo dagli investimenti e destinarlo sul bilancio corrente, praticamente quel 25%. Perché? Perché siamo in una fase, in un momento storico che non ha storia e quindi di difficoltà maggiori per le famiglie con questa pandemia, con questa sembrava di riprendere un pochino fiato subito questa guerra nel mezzo che non ci dà modo di respirare, è lievitato tutto, è raddoppiato tutto, quindi non è che ho detto a caso di usare per esempio quel 25% e sono consapevole che è limitato nel tempo alla chiusura della discarica, però è anche vero che posso dotare gli uffici tecnici di maggior personale destinato esclusivamente, senza andare a fare carico sugli uffici e sul personale esistente, ad attingere ai PNRR che sono a disposizione per gli investimenti. Quindi rimpiazzare quei 250.000 euro sugli investimenti con i PNRR che ci sono a disposizione dallo Stato, dalla Regione, quelli che sono, però anche ecco, andando a strutturare proprio gli uffici tecnici, di non caricarli troppo, cioè di non ulteriore caricarli che già insomma, sono pieni di lavoro ordinario, ecco. Perché io distingo sempre anche gli investimenti, quindi come progetti, e la manutenzione ordinaria, che comunque è una cosa naturale, quella non è che la decide la parte politica, i bisogni che ci sono, basta la strada da asfaltare, non è un progetto, basta dei tecnici per far quello e che vedano e soprattutto che vedano ecco. Quindi, che vengano ascoltati o che vengano ascoltati ascoltati, sì. Ecco, l'ascolto è... L'ascolto. Allora, l'ascolto e il confronto è stato il mio punto, il primo punto... Si è sentita tradita dell'ascolto, dai, è stato il mio primo punto, insomma, da che mi sono candidato già alle primarie, perché vengo anche da... ho fatto il percorso proprio, da 0 a 100. Senta, Scioni, ritiene che la coalizione... perché che lo sostiene regga poi quando farà il sindaco? Sicuramente, se lo farà? Sì, sicuramente sì, e gli dico anche il perché. Io ho una piccola dote dell'ascolto, vedo quando quindi mi piace tanto ascoltare, perché dall'ascolto si può si vede tutto, si fa un po' la radiografia anche della persona. Vedo che quando i miei della coalizione, i miei candidati parlano, non dicono mai il mio partito, io, sempre il facciamo. Quindi già quello è un punto che secondo me è la base per andare avanti, ecco, nei progetti che comunque faremo. Ora, cioè, stavo notando che quando Scioni diceva sono, ho una particolare attenzione, vocazione per l'ascolto, sì, c'era la Giulia Romani che diceva ho sbagliato l'aggruppamento. Vedi, quasi quasi ti voto, guarda. grazie Giulia, ci conto, t'ho convinto, vedi. Allora sì, ancora bene. E allora, sindaco, tutto, senta, per, tutto per te. Lei è il sindaco, ha fatto 5 anni di sindaco, da quanto io sento che è orgoglioso di quello che ha fatto. Il programma nuovo non l'ho visto, ha detto lo sta preparando. Mi sono andato a rivedere un mastodontico programma, quello che aveva presentato prima. Ora, io non sarò cattivone, perché se dovessi andare a vedere tutte queste cose qui, anche per le difficoltà dei tempi che ci sono stati. Però, per esempio, qui dice...
Lei voleva creare gruppi di conforto che avranno il compito di creare occasioni di ascolto e discussione. A me non mi risulta che l'avete fatti. No, no, è giusto. No, anche perché come si fa? Quando questi due anni di pandemia, io penso. Ma quelli di prima? No. Quelli di prima, va bene, ma abbiamo iniziato. No, ho visto. Noi c'era rimasto un anno e mezzo per fare questi gruppi di confronto. Io questo programma enorme. Quando siamo arrivati, per dire, anche tutto il programma non si poteva realizzare, perché quando siamo arrivati noi, siamo trovati tutte le scuole, noi si è dato priorità a quello che era di urgente, a scuole, sport, palestre. Questo però non costava nulla, infatti, per l'amor del cielo, non dico. Non voglio. Avevate faccio questo ragionamento perché voi avevate un programma che rispetto a quelli che ho visto anche da altre parti era di una completezza incredibile. E credo quando si fa un programma così, insomma. È molto impegnativo. Bisognava lavorare anche 5 anni. No, questo era un programma per 5 anni, non era un programma per 10 anni. Sì, ma non sono potuto lavorare. Quando le elezioni saranno decennali, i programmi li farete decennali. Cioè, per esempio, lo ripigliano per 5 anni. Per portarlo avanti. Valorizzare Vinacciano, c'era un qualcosa. Avevamo partecipato a un bando con la cultura per 10 milioni di euro, poi l'ha vinto Arezzo e quindi era uno per la Toscana. E lì c'era un recupero anche importante su Vinacciano, mi ricordo che evidentemente questa qui è andata a buco, è andata impianti per le biomasse e tutte altre anche roba. Anche quello, la regione Toscana poi con le PM10, le polveri sottili e quindi anche quello si è dovuto abbandonare, perché se poi mi mettono un'ordinanza dove io devo rispettare che le polveri sottili non possono più andare su, un impianto a biomassa certamente non lo posso realizzare. Io questo non me lo ricordo se l'avete fatto, il parcheggio davanti alla Misericordia di Casalguidi e presso il cimitero di Casalguidi. Quello è stato fatto. Quelli sono stati fatti, sì. Quindi questa è già una volta. Sulla viabilità, lei pensa che il comune abbia una viabilità decente per i cittadini? Sia stato fatto quello che si doveva fare o c'è bisogno di fare qualche cosa? No, per l'amor di Dio, ce n'è da farne di più. Si è asfaltato qualche strada, come la via Montalbano, la via Castelnuovo, finito la via Castellina che era in 10 anni che si portava avanti, via Treggiaia, via Collatini. Però c'è per esempio a Casalguidi, che quella mi è rimasta qui ancora sul gozzo, c'è via del Chiassetto, che è una buca continua. Che non si è capito, cioè, è stata asfaltata la via vecchia Montalbano, cioè, però ce n'è sempre da fare tante, ma il tempo e le risorse sono quelle. Bene. E se lui si leva, come dicevo prima, dalla discarica non si può fare. Sulla discarica voi eravate molto critici, poi c'è stato quello che c'è stato, avete fatto c'è il comitato. Il comitato svolge una funzione importante oppure no? Il comitato non ha mai svolto una funzione importante. Il comitato di controllo. Dovrebbe fare. È stato nominato comitato di controllo per mettere un po' di fumo negli occhi ai cittadini. Perché il comitato di controllo non poteva essere fatto. Perché noi abbiamo l'ARPAT, che sono quelli che devono controllare tutto quello che viene fatto all'interno delle gare, non noi. Noi si potevamo fare un collante sui problemi che c'erano fra i cittadini e i problemi che magari derivano dalle discariche. Lei pensa, questa domanda la farò a tutti, dato certo. Che la discarica è un dato importante in tutti i sensi, porta un po' di reddito ma ha deturpato completamente un territorio. Certo. Io personalmente sono contro le discariche, ma questa è un'opinione personale, certo. Come cittadino sono per altre soluzioni. Sapendo che i rifiuti sono un problema difficile, pensate, questo lo chiedo a tutti, di poter trovare, perché ora avete fino al 2029, poi dopo ci saranno i 30 anni di gestione che io ho sempre pensato, ma se c'è un aereo ci cade sopra, che succede con le falde acquifere, con tutto il resto? Allora, voi pensate di trovare, far sì che il comune possa avere un ruolo, non dico di controllo maggiore, ma più incisivo rispetto a quella che è oggi, che non dico che è sostanzialmente tagliato fuori, ma quasi, insomma, ecco. Questa è una domanda che faccio a tutti, però. Fermo lì perché te così te lo ripigli dopo, perché se no lo devi. A fra poco.
Allora, faceva una domanda prima Renzo Fagioli. Sì. Sulla discarica sempre. No, no, il problema della discarica lo sappiamo. Io dico solo una cosa, quando appena siamo entrati sostavano gli autotreni davanti alle abitazioni in via del Redalone. È un puzzo, un odore terrificante per le famiglie e quant'altro. Sono andato in discarica, gli dissi all'allora direttore che c'era questo problema. E lui mi disse, non sono per problemi miei. Allora io logicamente, lungo via del Redolone, gli ho fatto tutti gli stalli per le autovetture, in modo che quando arrivavano i bilici fermati, stavano lì, gli venivano fatti verbali dai vigili urbani. Questo doveva fare il comitato, era un'interfaccia fra la discarica sui problemi che potevano creare i cittadini, ma non potevano controllare nulla, cioè il comitato di controllo no. Per quanto riguarda invece il futuro, non lo so, i nostri rifiuti vanno per esempio in Austria, no? I nostri, in Napoli, in Austria hanno fatto un termoconvetto, cioè, a Brescia ce l'hanno in centro. A Brescia ce l'hanno in centro. Io l'ho frequentato, cioè, molto. Potrebbe essere un futuro, ma allora, noi avremmo già dato nel comune di Saravalle, bisognerebbe che un comune limitrofo si adoperasse anche per questo. Però insomma niente di che, ecco. Ma nella discarica una volta ci fu un tentativo di valorizzazione proprio aperta a tutti, ci fu addirittura, mi ricordo. Sì, ora ad esempio ci hanno messo delle api all'interno per vedere. Sì, c'è da un mesetto o due le api che dovrebbero monitorare anche quelle. Praticamente dalla salute delle api, cioè, si dovrebbe capire la salute della salute discarica. Ma c'è tanto sotto, però. Sì, scusate se mi permetto, ma la discarica è sempre una discarica. Api non api, certo. La discarica inquina, certo. Cioè, va chiusa. Ma anche sul comitato di controllo io ho brava, da dire qualcosa, infatti, però, appunto io presentai un'interrogazione uno degli ultimi consigli comunali sul discorso del comitato di controllo, comunque della discarica. Sì. Sì, no, ma te l'ho detto Elena, era un collettore allora, fra. No, però allora io ho assistito a un'assemblea pubblica dove il vice sindaco ha detto queste parole, che verrà rivista la convenzione con l'azienda, perché il comune ha una convenzione con il gestore, e il comitato di controllo sarà un comitato, un'interfaccia appunto, no, tra l'azienda e l'ente comunale, i cittadini anche. Allora, no, io sono a favore sì della revisione di questa convenzione, ma il comitato di controllo deve rimanere, non si tratta di un controllo tecnico, hai detto bene te, il controllo tecnico lo fa l'ARPAT e l'ASL, ma lo vogliamo far rimanere questo strumento in mano alla cittadinanza, questo controllo di vigilanza, questo strumento di vigilanza, chiamiamolo vigilanza. Ecco, allora, sì, ma la vigilare. Sì, ma non di controllo. No, vigilare però vuol dire che se vedo che ARPAT e ASL questi controlli non li fanno tanto spesso, e bisogna dirgli all'ARPAT e ASL che li facciano i controlli. Esatto. Oppure se c'è qualcosa che non va, secondo me il comune deve potersi rivolgere anche a enti esterni, a laboratori esterni accreditati, per velocizzare, appoggiare, confermare il monitoraggio di ARPAT e ASL. Si può andare dentro anche, certo, il comitato deve poter fare sopra il Quello di venire in Redolone, va bene? Con sostanze nostre dell'amministrazione, come tu dici te, siamo intervenuti subito per capire se il problema veniva dalla discarica. Io ho tagliato di traverso la discarica e tutti i pozzi che erano in quel periodo, in quel territorio lì, sono stati monitorati. Sì. E il problema non veniva di lì. Quindi se c'è un problema è logico che l'amministrazione interviene per capire come fare. Con i pozzi, cittadini devono andare tutti, avete un problema anche a Castelguidi con i pozzi. Io interessato. Ci sono dentro pozzi. Oddio. Il mio è uno di quelli. Credo però che ci sia stato anche un uso distorto da parte dei cittadini di usare un'acqua che non dovevano usare. È un'impressione che abbiamo avuto, perché l'acqua potabile è una cosa, l'acqua del pozzo è un'altra, insomma. Sì, però se lei pensa che a un mio amico gli è morto tre cani di tumore,
certificati al veterinario, se te gli dai l'acqua di quella lì. Io non era destinata all'uso di casa, era solo il riuo o per abbeverare gli animali, insomma, che si aveva domestici. Però ecco, da quando ho saputo che insomma c'era questo riscontro dell'ARPAT, che c'era questa sostanza dentro, io lo mandai indietro, io ho tagliato tubi, i fili dell'aura, il pozzo è lì chiuso, fermo, io l'ho ritoccata perché non, è risolto non sapevo, ecco, si sta risolvendo. Ma non perché forse la troppa paura, la non conoscenza, e quindi poi insomma, se è rimasto nelle lì. Piante poi si rimangiano. Infatti. Sì, ora si sta risolvendo perché stanno facendo tutte le trivellazioni in via delle Dolone in modo da tenere sotto controllo la falda acquifera per capire se avendo trovato. Ma insomma, era la discarica la colpa? No. Sembra che venga dalla ex Movimenti Tun, che è sempre in via delle Dolone, perché all'epoca lavoravano sui. Con degli acidi sui congegni delle biciclette, e poi in quanto i 48 sparirono e andarono sul Nord Italia, e lì non si sa che c'è rimasto. Finito biciclette. Non si sa che c'è rimasto. Io volevo dire, io vado proprio nella direzione inversa a Piero, perché io ho anche messo proprio un punto al punto 6, che non solo la commissione ci deve essere, tra cittadini, tecnici ASL, tecnici ARPAT, e integrata anche da tecnici del comune e il sindaco a capo, perché comunque io voglio essere informato costantemente di quello che succede. Mi fido, per carità, è un'azienda, però ecco, lo devo sapere in tempo reale. E ti mandano quindi, via report. Sì, ecco, però ecco, voglio far parte anche di questa commissione di cittadini e di tecnici per insomma, ecco, sapere via che succede. Insomma, magari i risultati. No, dicevo che nelle varie problematiche che un comune può avere, ora il nostro è talmente dislocato con esigenze completamente diverse da frazione a frazione, quindi comunque è come avere due comuni, è brutto dirlo, però è come avere due comuni. Dalla parte del Serravalle, paese con Medioevo, storia, turismo e manutenzione da fare costantemente su tutte le frazioni, e dalla parte di Casalguidi e Cantarello c'è la parte più economica e c'è da gestire anche la parte economica. Però credo che se l'amministrazione comunale non possa arrivare, cioè ha dei limiti chiaramente a livello amministrativo, burocratico e quant'altro, e si va a sfociare comunque nelle competenze provinciali, regionali e quant'altro, però può essere l'amministrazione comunale quella parte che fa valere il problema, cioè se te non mi... è brutto da dire, sembrano cose... se te non mi dai ragione, te mi devi ascoltare, perché c'è un problema nel mio comune, te mi devi ascoltare, se te non mi ascolti, io faccio in modo che tu mi ascolti, qualsiasi modo, ma te il problema me lo devi risolvere, se non sono io che posso risolverlo. Cioè comunque l'amministrazione deve essere portavoce del cittadino laddove l'amministrazione non può arrivare. Sentite, ve la faccio tutta questa domanda. Per quanto riguarda il mondo giovanile, lo sport, eccetera, voi ritenete che ci siano attrezzature sufficienti, eccetera, oppure c'è da fare qualcosa? Cosa? Ci vuole la palestra a Masotti in tutti i modi, perché non c'è. La palestra non c'è. La stanno facendo? A Masotti, non c'è la palestra. E a Cantagrillo, a Casalguidi, comunque ce ne dovrebbe essere due, e vanno ripresi e... manutenzione sempre per tutti i campi sportivi che ci sono, anche più piccoli, perché l'altro giorno sono andata a Casalguidi, mi hanno fatto vedere un campettino da calcio per i bambini, in una maniera un po' molto agghiacciante, ecco. E quindi secondo me che c'erano bambini un po', no, è che non è tenuto. Io so che l'amministrazione comunale di adesso si è mossa per risistemare questo campino, metterlo in sicurezza, ma contro l'inciviltà comunque ci si può fare ben poco. Però comunque mancano le strutture. Ora vi voglio fare una domanda dei massimi sistemi. No, però non ci hanno risposto. Volevo dire che lo sport è una cosa che secondo me è fondamentale, specialmente per un giovane, è un'aggregazione, è anche un distrarre da altre cose che oggigiorno magari un giovane ci può cadere inconsapevolmente, quindi è una cosa fatta bene. Io ho messo anche a programma, a parte la palestra di Masotti, il campo in sintetico,
dove è già la zona sportiva di Casalguidi. Perché? Perché il campo normale che c'è in erba, normale, naturale, non si può utilizzare la sera, la notte. E tanti, specialmente giovani, che studiano o che vanno a lavorare, non hanno modo di poter praticare lo sport. Perché la notte si può usare? Perché non si può usare, e mi sono informato. Perché? Perché, infatti anche a me mi sembrava una cosa un po' strana. Perché utilizzando giorno e notte, dopo un mese diventa inutilizzabile. Perché l'erba non ha modo, non ha modo di riprendere. Oltre a questo, aggiungo, non voglio rubare altro tempo anche a loro. No, ma si sta andando bene, anche con i tempi, siete molto equilibrati. Il velodromo, faccio complimenti. Un velodromo per i ciclisti. Siamo nel mondo del ciclismo. Sì, laggiù. E cioè, poi comunque lo sport deve essere corretto a 360 gradi. Tutti i tipi. Anche se c'è uno solo che vuol fare uno sport, deve avere il modo su Serravalle Pistoiese di poter... Se è un giovane lo togliamo dalla strada. È già un ottimo risultato. È già una coppa. Noi allora, che noi abbiamo vogliamo sistemare quel campino in sintetico, vogliamo mettere la luce al campo Barni per allenarsi anche la sera e spostare le tribune sempre dalla parte del campino con un punto di ristoro, però questo va fatto con i tempi giusti, appena ci sarà la possibilità. Per quanto riguarda la palestra che diceva Giulia, anche a Mazzotti, si fa una palestra a Mazzotti, noi con le PNRR invece che farla a Casalguidi la volevamo fare dietro alla scuola, la volevamo fare, perché c'è già il progetto a Casalguidi, la volevamo fare qua dove c'è il via dei Salici di fronte all'asilo, però non era zona per dell'istruzione, via. E quindi abbiamo trasformato la zona in area per l'istruzione, e appena possibile che ci sarà un'altra uscita di PNRR faremo un'altra richiesta, un altro progetto per fare la scuola, per fare la palestra lì anche a Mazzotti. Per quanto riguarda se noi facciamo la storia del sintetico in quel campino, abbiamo la possibilità di chiudere il campo vecchio che è sopra a Casalguidi, che sono anni che crea polvere ai cittadini e riqualificare tutta quella zona. Quindi per quanto riguarda il velodromo abbiamo partecipato con il comune di... Ci comincia a essere concorrenza perché c'è Ponte Buggianese. Sì, no, infatti abbiamo partecipato. Una volta c'era Montoliveto, un bel velodromo, mio padre quando ero piccolo mi ci portava. Con il comune di Lamporecchio, di Larciano, questa è una zona in cui il ciclismo e noi porta tanta gente. Cioè, Larciano è progettato. E ci ha chiesto a noi se aderivamo anche noi al suo progetto. E certamente, perché sembra che ce ne sia due di progetti di velodromi, uno a Sesto Fiorentino e uno a Larciano. Zona di ciclismo è nostra, fammi capire. Infatti, La Lisa Midei me l'ha chiesto, devo firmare, te lo posso dire. Io ho esagerato sul velodromo, ma anche una ciclopista va bene. Per quanto riguarda infatti quella lì, la pista per i bambini, la nostra attenzione fa nella zona del Redolone, dove abbiamo col piano strutturale fatto e inserito quanti sono? 4.500 metri quadri, 40.000 metri quadri di capannoni. E in quella zona laggiù farci una pista per i bambini. Noi abbiamo è una zona troppo grande, troppo ampia per i capannoni e per quant'altro. Noi abbiamo una forte richiesta di lavoro. Quindi, avendo una forte richiesta di lavoro, è bene sì dare i contributi, però se uno crea opportunità di lavoro per i cittadini e quant'altro, secondo me tu dai lavoro, tu dai benessere e facciamo rispondere lei, se no gli togliamo spazio. Comunque, anche noi abbiamo in programma la realizzazione della palestra Mazzotti, anche noi l'abbiamo messa in programma. Quindi chiunque vince si farà la palestra. Questo sì, perché è un'esigenza, ma quella è una cosa veramente... No. Penso che sia un'esigenza sentita, appunto, condivisa. Per poter permettere a tutti i giovani di praticare sport, perché anche noi crediamo molto nel valore formativo delle discipline sportive, noi prevediamo un fondo
da destinare ai bonus sport, cioè un bonus sport sempre da attribuire mediante il fattore famiglia, quindi a seconda delle necessità. Ecco, questo io bonus ci volevo sport... tornare un pezzettino anche prima. Le idee sono tutte fattibili, giuste. Quando parlate però del fattore famiglia e tutto il resto, io mi viene sempre qualche dubbio, nel senso che in un paese che ha un'evasione fiscale come la nostra ci sono difficoltà non indifferenti nel mettere insieme, ecco, ma sono due problemi, sono due problemi diversi, sono l'evasione diverse, fiscale va combattuta, incidono su a chi dopo. Ma allora bisogna combattere l'evasione fiscale, perché non ci deve essere, l'evasione fiscale va combattuta, non è che è l'evasione fiscale che ci deve, che fa da deterrente alla realizzazione di questo progetto, va combattuta. E quindi si può anche realizzare questo progetto, secondo me. Va bene, fermiamoci lì, ma non è finita, perché dopo mi fa una domanda su massimi sistemi, mi spiazzo un po' e poi dopo vediamo. Volevo chiedere anche se pensavano... A fra poco. Ecco, allora siamo nel round finale, e avevo fatto un titolo, Serravalle Quarrata, vincoli o sparpagliati? Vincoli o sparpagliati è tra virgolette, perché era la frase di un film, mi pare Totò e Peppino, era una frase di questo genere. Allora, cosa voglio dire? Che la Toscana è bella e la provincia di Pistoia è bella. Allora, se si rimane in una pur legittima visione ristretta dei nostri ambienti, si fanno delle cose anche buone, per carità. Anzi, io vi dirò che per via dell'età sono anche affezionato a questa storia un po' conservativa dei nostri paesi, di Casalguidi, di Serravalle, insomma, che sono un po' fuori, decentrati rispetto alle vie di comunicazione Pistoia, Prato, Firenze, così. Però, insomma, se devo guardare allo sviluppo, e soprattutto allo sviluppo di questa stupenda area che è Firenze, Prato, Pistoia, è una grande risorsa per Pistoia, altrimenti rischiamo di essere marginali rispetto a Prato e a Firenze se non siamo inseriti in un'area metropolitana. Ma Pistoia vuol dire anche valorizzare tutti i bei comuni che fanno da corona al capoluogo, da cominciare dalla montagna, infatti parleremo presto del comune di San Marcello, di Bardiano, dove sono le altre due, diciamo, elezioni prossime, ma per avere insieme una visione che ci collega e ci fa sentire Toscana in modo tale che si vada verso lo sviluppo. Io sto bene come sono, ammogliato, una decorazione, diceva un poeta, qui fra queste brave persone, i modelli della città, no? Ma se si pensa ai giovani, insomma bisogna pensare allo sviluppo, che vadano anche in giro per il mondo ormai sarà cosa bella, ma insomma che abbiano un bel ceppo di identità, che la trovano nei comuni, la trovano in Toscana, la trovano... Ecco, ho l'impressione che si tenda un pochino, giustamente in quest'ora non voglio fare della poesia fuori misura, ognuno di voi pensa a dire come sistema la via San Biagio invece della via del Redolone, invece del Cosa, che... Sicuramente si fa così, però bisognerebbe forse fare uno sforzo di una visione più larga. È di fuori questo discorso? Infatti mi prende proprio uno spunto a un punto che abbiamo sul programma, di fare squadra, specialmente con i comuni limitrofi. Perché? Perché magari Serravalle ha tante bellezze, però inserirlo in un pacchetto turistico amplificato, perché... poi se ne parla, ma comunque deve essere anche amplificato a livello mondiale, sicuramente avrebbe un ritorno anche sul fatto
un po' del commerciale, perché comunque si potrebbe ridare un po' la spinta a tutto ciò che può partire dietro a un turismo. Ma è migliore la Fiera di Casale, eh? Ma insomma, e quella non ci tocca. Però è anche vero che non ci deve essere un evento solo. A me mi garberebbe vedere sia Serravalle che Casa Guidi, insomma, un po' di turisti, un po' di gente. È l'unico modo, secondo me, perché ci si è pensato, si è guardato, ci si è studiato un attimino sopra, è fare dei pacchetti con i comuni limitrofi. Comuni limitrofi che io non dico neanche che devono essere loro a venirmi a cercare. Mi sento anche di fare da capofila. Perché questa cosa, secondo me, è l'unico modo. Noi siamo molto individualisti, bisogna fare questo sforzo. Lo so, però penso di riuscire a coinvolgere. Di riuscire a coinvolgere gli altri sindaci. L'ascolto, questa vocazione all'ascolto, allora ci vuole. E poi esce. Siamo la partiti soluzione. Con l'ascolto, a lei è mancato. No, ecco, io penso che questi pacchetti siano, come ho messo magari incentivare il commercio, queste cose lì, il commerciale proprio esentandoli dal pagamento delle tasse, tari. E IMU per 3 anni, proprio per dare una spinta, per venire incontro anche a un giovane, ai giovani, ma anche non giovani, se vogliono aprire un'attività commerciale, per dargli un aiuto proprio di partenza. Che dici? Non c'è tanto tempo ora, Elena, ma insomma. Noi l'abbiamo previsto questo, il collegamento con altri comuni, soprattutto per quanto riguarda la cultura e il turismo. Noi abbiamo abbinato il turismo alla cultura. Perché riscoprire, secondo noi, le ricchezze culturali del borgo medievale di Serravalle Pistoiese può portare a una crescita del turismo. Già è stata avviata questa strada da questa amministrazione. Io, quando c'è da dire le cose giuste, quale le dico. Cioè, abbiamo partecipato alla Romea Strada, hanno rivalutato Cammino di San Jacopo. Sì. Oh. Stiamo progettando ora con i 5 comuni, come dicevo prima, una ippovia e un cross, come dice, una mountain bike che si partirà dall'Arciano, poi tutto il San Baronto fino a Marliana. Perché c'è, mi spiegava un con 5 milioni d'euro. Mi spiegava un imprenditore che sul crinale. Sì. Partendo, si arriva a Firenze quasi. Sì, noi partendo dall'Arciano si fa tutto il San Baronto, poi si scende giù, si fa il Serravalle, si va a Marliana e poi si continua. E c'è già un progetto che abbiamo già partecipato, e sono 5 milioni di euro, anche quelli lì che, se tutto va bene, è un bisogna bel, approfondire, è un secondo me, questo discorso per rivalorizzare e trovare proprio una forma di collaborazione con i comuni che hanno le stesse caratteristiche di Serravalle Pistoiese, per fare un circuito, appunto, per cercare di fare qualcosa insieme. Approfondire le nostre radici, secondo me, può aiutare a capire meglio chi siamo e anche a proporci in maniera nuova agli altri. Domani, ma lei di Casa Guidi o Serravalle? Sono Serravalle, proprio sotto la torre. Sotto la torre, Serravalle. Insomma, come vi trovate voi, giovani, qui? Allora, grandissima premessa: il popolo serravallino è molto particolare, come tutti quei piccoli borghi che sono un po' chiusi in se stessi. Certo. Insomma, diciamo, il forestiero è sempre visto un po', diciamo, così. Quindi è anche molto difficile far arrivare flussi turistici e creare quello che è il turismo, anche perché a Serravalle, come Serravalle intendo Serravalle e le frazioni limitrofe al capoluogo, quindi a Serravalle paese, è molto difficile perché non ci sono i servizi e laddove non ci sono servizi non c'è turismo, il turismo non può essere. Può essere inserito il turismo con delle sinergie fra comuni, vari progetti, ci sono dei tour operator che ci stanno lavorando, però se mi arriva un flusso turistico notevole che possa riguardare qualsiasi fascia d'età, io devo essere in grado di poter soddisfare i servizi primari, che possa essere collegarvi. Esatto, però il problema vostro deve essere sempre di far fermare un po' la gente a Serravalle. Esatto. Tutte le vie d'estate vanno tutte bene, ma se la gente passa e va via, esatto, non vi lascia nulla. È un grandissimo punto quello. Una collaborazione con l'università per vedere se c'è
un potenziale sviluppo per il paese di Seravalle. Anche perché i giovani scappano. Io sono perché qualche iniziativa scappano. Di risonanza è stata fatta dalla CGL con quegli incontri. Di grande risonanza. No, poi ce l'abbiamo Seravalle Jazz. C'era il Seravalle Jazz. Seravalle Rock. Seravalle Rock. Poi c'è la Proloco che aiuta nei festeggiamenti patronali, nelle feste medievali. E si sta cercando di allargare anche comunque sia in altre tipologie di feste per non far rientrare tutto nel Medioevo, però puntare su quello sarebbe anche un bel progetto di ristrutturazione. Insomma, della il problema è l'idea di essere vincoli, non sparpagliati. Sempre vincoli. È un punto di forza di collaborare. Perché se siamo vincoli tutti insieme, perché poi è anche bella l'identità che io di Cantagrillo, non sono di Asale, certo. Questo fa parte di fa parte del uso e costume, va bene, ma il problema è che poi quando si esce fuori bisogna presentarsi shakerati, in qualche modo mischiati, forti della cosa. Anche perché commercialmente se io apro un'attività ho bisogno di lavorare tutto l'anno, non con due o tre eventi. Io come dico sempre, direttore, una noce in un sacco non fa rumore, se c'è tante noci un po' di rumore lo fa. Quindi bisogna programmare, insomma, sempre avere un via vai di turisti. Bisogna, perché poi fra l'altro i paesi lo meritano. Io a volte egoisticamente, quando vengo in certe zone del Monte Albano, mi fa così bello e dico: non diciamo nulla a nessuno, sennò si riempie di gente. Lei consideri che da casa mia, dalla Castellina, vedo il territorio di cinque province della Toscana. Certo, è vero, capisco bene. Che si spazia come comune Seravalle. Certo. È bello questo, insomma, avete un ruolo con chiunque sia il sindaco, secondo me, in una zona bella della nostra provincia. Diamo un minuto ciascuno per farle Vai, gli do un minuto ciascuno per farle fare un ultimo appello, direi. Che... Allora, cominciamo dalla via. Allora, forse. Perché devono votare per lei? Come gli dici? Ascoltatemi. Noi siamo un gruppo che ascolta, che siamo vicini al cittadino, a qualsiasi esigenza. Diamo l'importanza a quella manutenzione ordinaria che deve essere fatta in ogni dove, in ogni luogo, sempre e comunque. Il cittadino non è solo, tutte le esigenze verranno ascoltate e ci batteremo per poter risolvere i vostri problemi. Chiaramente fino a dove ci è possibile farlo, altrimenti saremo comunque quella spina nel fianco che aiuterà a far muovere le cose. Grazie. Beh, si propone anche come spina, va bene. Allora, io direi questo ai cittadini, chiederei di credere nei punti forti del programma che proponiamo, che appunto si riassumono nella centralità della famiglia, anche nel mondo l'attenzione al mondo della disabilità, di cui non ho parlato molto quest'oggi, nel rilancio economico del territorio e nella sicurezza. Questi sono quattro temi che secondo me possono essere di interesse fondamentale per il comune di Seravalle. A proposito di sicurezza, voglio dire che un tempo c'era, non dico dove e come, no, in un paese che non dico, c'era un maresciallo e veniva, mi confidava, dice: c'ho un gruppo di gente, di giovani che mi garba poco, sono sempre lì. E lo vedevo spesso, dice, poi dopo un po' lo vidi, era tutto tranquillo, dico: ha risolto, maresciallo? Sì, ho trovato, sì. Ma come ha fatto? Non ha mandato più là. La spostavi. Così non c'è problema. Va bene, sì, allora, tocca a Cioni. Sì, io, mi ripeto e mi ripeterei. Vedendo il nostro programma, insomma, è a 360 gradi su tutto il territorio, dal sociale al territorio, praticamente tocca tutti i punti possibili e immaginabili. Ecco, quindi io... nessun problema a impegnarmi personalmente per portarla avanti, perché sono tutti punti fattibili, non sono cose prese e messe lì per far campagna elettorale o per farsi bravi. Sono cose fattibili, credibili, e io ci credo in prima persona, e quindi sono sicuro di poterle portare avanti. Sindaco, allora. Noi in questi 5 anni ci avete conosciuto, abbiamo cercato di lavorare
qualcosa abbiamo fatto, quindi è sul piatto su tutto quello che abbiamo fatto. Quindi siamo stati vicini alla gente, non abbiamo mai promesso niente, però abbiamo ascoltato, però non abbiamo mai detto io te lo faccio, io non ti preoccupare, no, non ti prometto niente, però abbiamo sempre detto ci impegniamo a risolverti il problema, e questo secondo me è una gran cosa. Quindi niente, il programma ora tra un po' verrà fuori, quindi se credete che noi abbiamo lavorato bene e che vi siamo stati vicini, la squadra che abbiamo fatto secondo me è una bella squadra di gente tutta di Serravalle e Casalguidi, e quindi dateci una mano per continuare i prossimi 5 anni. Molto bene, insomma mi piace questo clima che si è creato, perché in fondo ha cominciato l'estremista di sinistra a dire che era in simpatia col sindaco, quindi si è fatto subito un'unità del cose. E mi pare che ognuno ha da dire delle cose, e poi sta ai cittadini del comune a fare la scelta, che ci auguriamo che sia consapevole e seria, perché avete visto, il mondo ha bisogno di serietà da tanti punti di vista, perché si soffiano venti di guerra come da tanto tempo non ci eravamo abituati a sentire, e poi ci si sta un po' sfilacciando, ha detto Scioni, ha portato la solidarietà delle cose che in questi giorni sono succedute, ma a noi non ci toccano neanche lontanamente, però è la dimostrazione di qualcosa di incivile, clima, che c'è, è irresponsabilità diffusa. E questo, bisogna allora essere uniti seriamente, qualunque sia la nostra idea, per poter proprio andare avanti. Bene, la pubblicità, e poi dopo sentiremo l'incontro con Quarrata, ma fra poco. Bene, seconda parte della nostra trasmissione, e abbiamo un altro comune, che nel campanilismo, diciamo, toscano, un po' tipico, insomma, accanto a Serravalle, accanto a Casalguidi, qualche volta, insomma, c'è anche qualche screzio di vicinanza, ma insomma, sono le cose toscane anche belle. È un comune importante però, perché è un comune, secondo comune della provincia, e quindi è un comune importante, un comune che ha avuto tutta una storia del dopoguerra straordinaria, di un'impresa che si è data da fare, che era molto florida da tutti i punti di vista, era quel bisogno di speranza che c'era allora dal dopoguerra in poi, e degli imprenditori molto, molto validi e importanti, tanto che anche sul piano dell'evasione, del divertimento, passavano da Quarrata i cantanti più di moda in Italia, da Mina, che cantava Tintarella di Luna a quei tempi, alla Vittoria Mongardi, per dire, una che era fissa, era nelle simpatie di chi organizzava, a tante cose, per cui Quarrata era un punto. Poi dopo i tempi cambiano, ci sono mille motivi per cui si cambia noi, cambia le persone, cambia il clima generale, però Quarrata resta sicuramente uno dei, diciamo, dei comuni più importanti della nostra provincia. E vedete, c'è un titolo a questa trasmissione, Serravalle e Quarrata, perché erano due i comuni, e vincoli sparpagliati, poi avrò modo di spiegare, come ho detto già gli amici di Serravalle, cosa intendiamo dire noi, al di là delle idee e delle parti, su questo sistema. Però sentiamo che Quarrata ha e deve avere un ruolo fondamentale nell'arco
degli impegni della provincia rispetto a tutto. Abbiamo qui alla mia destra Stefano Gigli, che è il candidato sindaco a Quarata per il centrodestra, e qui alla mia sinistra Gabriele Romiti, vice sindaco fino ad oggi, che è la continuità un po' del sindaco, è candidato a sindaco di Quarata ed è per il centrosinistra. Lorenzo Fagioli fa sempre l'opinionista, e quindi cominciamo subito a sentire Stefano Nigi per il centrodestra. Che cosa intendono fare di diverso e di più rispetto all'amministrazione che evidentemente ambiscono di sostituire? Sì, appunto, noi intendiamo di dare da subito un cambio di passo con delle cose semplici, immediatamente attuabili, e poi chiaramente nell'arco dei 5 anni, e speriamo anche per i 5 successivi, abbiamo un altro progetto di sviluppo. Cioè, in questi anni Quarata si è ridotta un po' a città dormitorio, manca a nostro vedere di decoro, perché se arriviamo a Quarata da Viale Montalbano troviamo, ma sicuramente tutti conoscono il problema, una serie di mostre sfitte che sono polverose, cartello affittasi, cartello vendesi, che danno già un senso di decadenza, danno un senso di... mettono tristezza, parliamoci chiaro, mettono tristezza, cioè vedere tutto questo mette tristezza. Passando invece da via Firenze, cosa troviamo? Troviamo la strada, cioè la rotonda molto bellina che è stata fatta ultimamente, è bellina, in effetti è bellina, però a sinistra, a destra della rotonda, la via Firenze per arrivarci è quella che prosegue, sui cigli della strada è piena d'erbaccia, non ci si può camminare neanche a piedi, e questo è colpa della provincia, strada è provinciale, va bene. I terreni però alla destra e alla sinistra sono coperti di rovi, canneti, è un'altra cosa che non è molto bella da vedere. Teniamo conto anche che lo scorso anno sono partiti 3 incendi nell'ambito del comune di Quarata, proprio da sterpaglie non pulite, nel mese d'agosto. Uno addirittura in pieno centro. Quello... cosa vogliamo fare? Noi vogliamo riportare anzitutto decoro. Per portare decoro bisogna portare impresa. Bisogna portare impresa, bisogna portare produttività, bisogna portare lavoro. Quarata era famosa per il settore del mobile, è tuttora famosa del settore del mobile, anche se è una cosa del tutto in declino. Chiaramente per vari problemi legati all'economia, al trasformamento di tutto, adesso si predilige andare su prodotti più scadenti che non quelli che quelli prodotti a Quarata. Il compito dell'amministrazione è quello che può fare, perché chiaramente non è che può, ma quello che può fare l'amministrazione è quello di rilanciare proprio il settore immobile attraverso adeguate campagne pubblicitarie, facendo passare il messaggio che il nostro è un prodotto di qualità. Chiaramente non possiamo basare sulla non ci possiamo basare sulla convenienza, ma ci dobbiamo basare sulla qualità. Scusi, è una domanda tecnica. Prego. Tutti quei prodotti pubblicizzati sul mobile in televisione, c'è poi un'azienda che ne fa di pubblicità su tutti i canali e tutte le cose. Voglio dire, qualitativamente sono di basso livello o sono di buon livello? C'è proprio ora un top a nomi, perché già la sento tanto lacrimizzare che non ne posso più, ma sono di alto livello. Che viene prodotto a Quarata normalmente è d'alto livello. Ecco, queste pubblicità che ci sono a prezzi sembra accessibili sono meno... Chiaramente il prezzo, non sono qui a fare pubblicità neanche io, ma il prezzo... Cioè, chi spende poco gode poco, insomma, è un vecchio proverbio toscano, no? Chi spende poco, se rinunci a se vuoi spendere poco, rinunci alla qualità. Cioè, il messaggio deve passare è quello. Noi dobbiamo puntare sulla qualità per il rilancio del mobile, organizzando qualche mostra, pubblicizzando proprio a spese del comune. Sì, questo lo possiamo fare, cioè, questo lo possiamo fare. Rendere...
in modo da arrivare a Quarrata più liscio possibile, cioè come? Avendo delle strade buone, asfaltate bene, e anche dei mezzi pubblici validi, che poi insomma di questo ve ne parlerò dopo, che ti consentono di raggiungere Quarrata, cioè e starci, anche perché la Quarrata, come tutti sapete, è un cul-de-sac, cioè si arriva lì, cioè ci devi venire se hai un motivo per venirci, se non hai il motivo per venirci non ci vai, questo è ovvio. Tornando anche a quello che dice lei delle feste, sì, prima era una città festaiola, cioè, ma adesso... Erano gli imprenditori un po' che... Sì, sì, appunto, quando poi... Che l'organizzasse... No, ma quando c'è povertà poi si va... Ora, questo poi è cambiato un po'. È cambiato il mondo, perché è una cosa un po' a livello nazionale, però probabilmente noi lo sentiamo anche di più. Due settimane fa c'era il mercato dell'Oami. Noi eravamo in piazza col banchetto, sa quanti banchi c'erano? Quattro banchi. Cioè, uno prende, viene da Agliana o da Pistoia, cioè, andiamo a vedere il mercato dell'Oami a Quarrata, trova quattro banchi. Certo. L'anno prossimo ci viene? No, io non ci tornerei, insomma, questo mi sembra abbastanza logico. Se il comune può organizzare queste cose, avevamo un bel mercatino dell'antiquariato. L'amministrazione, non questa ma quella ancora precedente, l'ha stoppato, l'ha fermato, ci ha messo 10 anni a crescere un po', quando era appena cresciuto un po', conosciuto, per cui mi portava un po' di gente da fuori Quarrata, perché l'importante è che venga gente da fuori Quarrata. Stop, non lo si fa più, insomma, non è una cosa bella. Poi, tornando sempre al rilancio dell'economia, il PNRR prevede al capitolo 2 la piantumazione di 6 milioni di piante entro il 2026 nei progetti di rigenerazione urbana, soprattutto per le città metropolitane, sono destinate in particolare alle città metropolitane. Oltre a questo, la Ursula von der Leyen ha previsto di piantumare in tutta Europa 3 miliardi di piante entro il 2030, cioè entro il 2030 sono 8 anni, non sono 1000 anni. Pistoia è conosciuta benissimo per il vivaismo, per le piante, e questo sarà sicuramente un grosso spunto di rilancio anche per questo settore. Quarrata per l'11%, cioè, l'11% del settore vivaistico pistoiese è nel comune di Quarrata, cioè ci sono dei terreni che potrebbero anche servire allo scopo, ovviamente con tutti i crismi per la salute, cioè niente fitofarmaci, sarebbe bello, questo però è utopia, e lo dico fra me e me, che si arrivasse alle stesse dosi di fitofarmaci impiegate che sono quelle per i generi alimentari, cioè quello, perché sulla pianta arborea che viene impiegata una dose maggiore, la legge consente di impiegare una dose maggiore, però i nostri vivaisti del comparto pistoiese a questo si stanno adeguando. Anche questa potrebbe essere un'altra ricchezza, cioè o rilanciare l'economia. La cosa bella sarebbe che chi abita a Quarrata potesse lavorare a Quarrata, insomma. Prima ci venivano a lavorare da fuori, no? Adesso invece chi lavora è costretto molte volte a spostarsi anche di 30-40 chilometri, e questo per noi non è una gran bella cosa. Vogliamo fermarci, perché tanto a modo di ritornarci. Sì, sì, certo. Allora, Rubini, cominciamo, poi dopo eventualmente si riprende. E voi invece, allora, vi riproponete... Perché riproponete in parte, immagino, come un sindaco uscente di quello che avete fatto, e in più che cosa c'è da fare? Ecco. Sì, difatti la mia proposta, la proposta di Gabriele Romiti, sindaco, è una proposta che in buona parte si va avanti per una continuità amministrativa, perché ho amministrato 10 anni con Mazzanti, con l'attuale amministrazione, e abbiamo, credo, anche fatto un buon lavoro su quello che sono i servizi alla persona, i servizi alle scuole, i nostri ragazzi, il nostro futuro. Io ritengo che la città di Quarrata è sempre una città bella, una città dove si vive bene, dove la gente sta bene,
con tutte le difficoltà, non si vede anche da due anni di questa maledetta pandemia che sicuramente ha creato difficoltà, ma vedo ancora negli sguardi dei nostri cittadini quando mi confronto con loro un raggio di sole, quindi vedo sempre positività, quindi vuol dire che è una quadrata dove si sta bene, però bisogna pensare al futuro. Per il futuro noi proponiamo una città sempre più green, una città sempre più all'avanguardia, dove il tessuto produttivo deve avere un ruolo fondamentale. Condivido quello che diceva prima anche il collega Nici, ma lo voglio rilanciare. Noi bisognerà fare un lavoro importantissimo su tutto quella che è la promozione della città di Quarrata. Siamo fortunati, io e il candidato Nici, ad abitare a Quarrata. Io abito a Quarrata da tanti anni. È una città meravigliosa, il Montalbano, tutte le eccellenze quaratine dal punto di vista produttivo, dal punto di vista dell'ambiente, posti meravigliosi. E noi abbiamo un dovere, un diritto, ma un dovere in modo particolare. Valorizzare, promuovere una città bella come Quarrata. Perché attraverso quella promozione, direttore, che noi possiamo anche dare risposta al mondo produttivo. Allora, realizzare una viabilità che funzioni a Quarrata, non si è solamente fatto una parte di questa viabilità, e allo stesso tempo promuovere questo territorio meraviglioso, Villa La Magia, Casa di Zela, il nostro Montalbano, le nostre eccellenze. Questa simbiosi quindi della promozione, del turismo, del produttivo e della viabilità dà tutti quei risultati che i cittadini di Quarrata hanno bisogno, quindi una viabilità che sia degna di una città importante come Quarrata. Noi abbiamo realizzato il collegamento che dalla via Firenze va a Prato e che dalla via Firenze va nella zona industriale di via Brunelleschi, ma non ci si può accontentare assolutamente. Dalla via Brunelleschi noi realizzeremo una tangenziale che arriva alla via Amadori, l'altra zona industriale vicino alla Magia, e questa tangenziale permetterà a tutte quelle persone che vengano da Sant'Onofre, Valenzatico, ma che vengano anche da Prato, di trovare subito la strada che li porta all'altra zona industriale senza passare dal centro città. E questa è una risposta importante da un punto di vista... È già programmata questa? Sì, questa via è programmata, questa è solo programmata, mentre dal punto di vista un'altra viabilità importante dove noi abbiamo già un progetto esecutivo, magari però va rivisto perché ha qualche anno, è la viabilità e la tangenziale che noi praticamente vogliamo realizzare, la tangenziale sud di Quarrata, da via Machiavelli ai Ronchi. Perché questa tangenziale noi abbiamo bisogno di realizzarla? Perché anche questo collegamento è strategico, perché tutte le frazioni collinarie del nostro Montalbano, Buriano, Lucciano, Montorio, Montemagno, oggi si trovano a attraversare il centro della città. Un domani troveranno una tangenziale che li porta direttamente a Prato. Oggi è un po' complicato, sì. Questi sono importantissimi risposte che noi si dà anche al mondo produttivo, oltretutto, perché dà la possibilità alle nostre aziende di andare in minor tempo, di venire in minor tempo a Quarrata, e tutto questo permette anche una miglior qualità di vita ai nostri cittadini. E concludo sulla viabilità parlando anche del collegamento che da via Matteotti è una strada lì vicino all'attuale Caselli, ci si va a ricollegare alla via Firenze. Anche questa è una, anche questo c'è già il progetto, poi ci entrerò dopo con calma. Anche questa realizzazione migliorerà moltissimo la vita dei quaratini, perché libererà tutta la zona del centro Quarrata, la zona cosiddetta di Spedalino, da tutte quelle macchine che oggi chiaramente la invadono. Questa arteria permetterebbe un collegamento importantissimo. E poi, sempre sul discorso della viabilità, noi vogliamo realizzare, ci crediamo moltissimo, il collegamento che da Quarrata porterà a Vinci con una mobilità dolce, una strada bianca percorribile esclusivamente da mezzi elettrici, biciclette, quindi una strada turistica, diciamo anche ambientale. E dove passa? Da Quarrata? Dalla Buriano-Le Croci, la vecchia Buriano-Le Croci. La vecchia Buriano-Le Croci, da rifare, da risistemare tutto. Si va dalla parte di là del Vinci, io ho avuto anche un confronto col sindaco di Vinci, si va nel paesino di Sant'Amato di là. Ma ci si va attraverso una strada che è possibile realizzare, una strada bianca oggi.
non siamo in grado di fare promesse di strade diverse, di strade con gallerie e cose varie, ma una strada percorribile, però sì, mezzi elettrici, biciclette, turistica che ricolleghi Quarrata al Vinci. Sì. Con le gambe buone lì, certo. Questo qui è un'altra cosa. Già esiste, insomma. Certo, questa è una cosa importante perché si dà anche da un punto di vista turistico un'altra risposta alla nostra meravigliosa Quarrata. Fermiamoci un momento lì perché deve fare un intervallo, se no di là quando c'è gli zeri ci fucilano. Ah. Io ho fatto visto. C'è gli zeri che ci. A fra poco. Sì, e quindi questa è un'altra delle cose, quindi un impegno per una viabilità in modo che sia. Ora, io così in pelle, siccome sono innamorato di alcune zone, soprattutto il Monte Albano, quando ci vo, l'ho detto anche prima con Casalguidi, con Serravalle, è così bello, così belle sono le colline, quei posti, che dico, speriamo che nessuno lo racconti, sennò ci viene troppo niente. Perché questo è un atteggiamento egoistico, perché sono godibilissimi, forse straordinari, però in effetti forse deve diventare motivo proprio di rilancio, di ripresentazione di Quarrata, perché il Monte Albano è uno spettacolo unico, quindi va una cosa importante. Bene, a tutte e due sono a tua disposizione. Allora, intanto io premetto, come faccio con tutti, che ho un grande rispetto per chi si candida ad amministrare la cosa pubblica, chi mette la propria persona, il proprio impegno, merita rispetto e considerazione da parte di tutti. Ho ascoltato i due candidati e comincio dal candidato, dal signor Nigi. Senta Stefano, lei... ho capito che ha un'idea di Quarrata di rilancio basata soprattutto decoro, turismo, eccetera. A me sembra un po' debole questa idea. Non solo, non solo. Però sostanzialmente parte da questo. Non solo. Io trovo che non sia molto facile oggi fare anche una grande esposizione sulle vie del Monte Albano e portare tanta gente a Quarrata solo per questo. Credo che sia piuttosto difficile. E penso che sia difficile anche per chi amministra, per il comune, poter realizzare una cosa di questo genere. Quello che chiedo invece è qualcosa di diverso. Negli ambiti in cui il Comune ha più possibilità di intervento, e parto da qualcosa e poi si va più avanti, per esempio lo sport per i giovani, le aree verdi, un po' di green. Lei cosa pensa di proporre ai quaratini in modo da poter avere il loro voto per fare il sindaco? Ah, allora, in base allo sport abbiamo due pagine intere nel programma. Anzitutto ci sentiamo di poter promettere la famosa realizzazione della piscina, perché di fatto è una cosa fattibile, è stata promessa più volte, però in effetti... Piscina dove verrebbe collocata? C'è un'idea? Questo è da definire la zona, cioè intanto partiamo, perché a Quarrata ci sono due scheletri di piscina, ce n'è una al Pollaiolo e una dietro la banca dove lavora il sindaco Romiti, il candidato sindaco Romiti, scusate il lapsus. Ce ne sono due, uno è uno scheletro proprio abbandonato e l'altra la stanno riempiendo. I posti ci sono, io sono capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, sono stati presi 2,5 milioni di fondi adesso per fare fare dello stadio sussidiario un campo di erba sintetica, insomma. Cioè. Ora, ovviamente erano progetti che dovevano essere fatti su qualcosa di esistente, però insomma, 2,5 milioni per un campo sintetico, mentre noi veramente manca una piscina, Oltretutto, la precedente amministrazione, quando è andata in asta la Selva Bassa, che adesso è una piscina privata, il ristorante, lo Sporting Club, la Selva Bassa, se l'è fatta, cioè non gli è interessato proprio, lasciamola lì, cioè poteva tranquillamente prenderla e farla, era una cosa fattibile.
era una cosa all'epoca fattibile. Era una piscina enorme. No, no, non è una piscina olimpione, però una, se qualcuno di voi c'è stato, è una bellissima piscina, eh. Non è che era una cosa fattibile allora, non era olimpione, però la prendevano. È bella comunque, esiste, però è in mano a privati, non è una cosa pubblica. Poi abbiamo anche il progetto, e questo, come Gabriele sa, è già fattibile, la costruzione di una nuova palestra nella zona del Coveggio. Questo è già fattibile perché basta buttare giù quella, la torre pizzometrica, quel monumento brutto che quando entriamo a Corrata vediamo altissimo, è già prevista. Quella è una cosa fattibile che servirebbe all'Istituto d'Arte e alle società sportive, in affidamento alle società sportive. Si può tranquillamente anche pensare agli sport minori. Esempio, manca un campetto per un campo per tirare l'arco, ce ne sono tanti, lo individuiamo uno e diventa solo una ricchezza, cioè un campo abbandonato, noi ci mettiamo lì, facciamo tirare l'arco, perché ora o devono andare, cioè, chi ha questo, chi pratica questo sport va a Pistoia o deve andare su Montalbano, che su Montalbano, alla chiesa di San Giusto, mi sembra ce ne sia un altro, cioè, è una cosa fattibile, non è niente di impossibile. Una sorta di pista in qualche terreno, tipo quella che c'è alla Casa Rossa di Seano, per farsi la passeggiata, anche se io consiglierei da farsi una passeggiata in collina, perché è veramente bella la collina, e poi si dura anche un pochino più fatica perché è salita, insomma, è inutile stare a girarsi intorno, però anche quella è fattibile. Tornando alle colline, giustamente, come è stato detto, il Monte Albano è bellissimo, le colline sono bellissime. Beh, io sono un camminatore, per cui le conosco a menadito, c'è quasi tutti i sentieri. In questi anni è stato totalmente abbandonato. C'erano i sentieri che erano stati aperti dalla precedente amministrazione, quella della Sabina Sergio Gori, la cartellonistica caduta, l'imbocco dei sentieri, o ci vai con una motosega o non c'entri, coperti di pruni. Cioè, stiamo parlando, basta andare a vederli, eh? Cioè, non è che le poche staccionate che c'erano, ormai marcite dal tempo, e rovinate giù. Cioè, le cose vanno fatte, ma vanno anche mantenute. Queste cose vanno mantenute. Peraltro, anche il bosco del Monte Albano si è fagocitato tanti di questi sentieri. Cioè, l'ultima mappatura è del 1954, qualcuno è stato chiuso da privati perché consapevolmente, che ne so, c'è bosco, taglio è mio, e altri si è proprio fagocitato il bosco. Ci sono dei sentieri che, da cui veramente non si passa più, questo lo so per esperienza, ci ho provato a passare, perché poi fra le malattie, il cilipide calligeno del castagno, la processionaria del pino, ci abbiamo tante di quelle piante cascate in terra, si coprono di rovi e ciao sentiero. Cioè, questo, quando vogliamo possiamo andare tutti a farci una camminata e ve lo dimostro lì. Questa è una cosa che va assolutamente fatta, è una cosa prioritaria, se no è inutile poi parlare di questo. Cioè, se non si fa questo non si può parlare di Monte Albano. Il comune di Vinci, che chiaramente non è della parte politica che rappresento io, su queste cose qui è molto più avanti, cioè, è molto ma molto più avanti, avanti anni luce. Ma anche quello di Carmignano, sulle cose in questo caso sui sentieri e la valorizzazione del Monte Albano, ci cioè sono addirittura dei cartelli che impongono nei pezzi privati di tenerlo pulito, cioè di fare pulizia e tenerlo pulito quantomeno nel periodo estivo. Se vogliamo valorizzare il Monte Albano non c'è altra strada. Cioè, loro hanno avuto una vita, 20 anni per farlo, cioè, la Sabina Sergio Gori in effetti qualcosa aveva fatto, 3-4 l'aveva aperti, però si sono richiusi, il tempo li ha richiusi, il tempo, l'incuria l'ha richiusi. Quando parlo di mancanza di decoro parlo anche di questo. Allora anche a lui, stessa domanda a lui. Quindi sempre sul discorso dell'ambiente. Allora, io credo che intanto un'amministrazione moderna nel 2022 deve affrontare due temi fondamentali, che sono la transizione digitale e quella ecologica. Non se ne può fare a meno. Da un punto di vista della transizione digitale, noi abbiamo un obiettivo importante: digitalizzare tutti quelli che sono i nostri uffici per dare un servizio ai nostri cittadini e alle nostre aziende, e digitalizzare i nostri archivi,
per mantenere la memoria storica del comune di Quarrata, dell'eccellenza del comune di Quarrata che viva nel tempo. Questo è importantissimo. Poi per quanto riguarda la transizione ecologica, noi faremo, realizzeremo... Aspetta, perché a te mi interessa la fibra, le linee. Cioè, ecco, ma non solo per gli uffici, voglio dire, per la, bravo, per la gente. Certo, per, certo. Allora, in più dicevo, un nostro obiettivo fondamentale, noi stiamo continuamente parlando con le aziende delle telecomunicazioni e portare... la rete, cioè la fibra, in tutta Quarrata. Stanno distruggendo, lo dico in un modo abbastanza positivo, le nostre strade, è un continuo. Si sta in questo momento portando la fibra in tantissime strade, sta facendo questo lavoro l'azienda Open Fiber. C'è la Telecom che già, ci ha già chiesto di venire a Quarrata a fare altri investimenti. Noi abbiamo approvato in Consiglio Comunale, lo sai, il Consiglio Nici si è portato come maggioranza un regolamento che facilita le aziende a venire a investire a Quarrata sulle nostre strade per portare la fibra, perché gli si dà la possibilità di allacciarsi a tutti i nostri punti luce, come hanno un accordo con l'Enel. Quindi loro cosa fanno? In delle strade sono costretti a rompere la strada. Poi arrivano a un certo punto e si possono allacciare a quello che trovano, e noi si sono agevolati in questo. Quindi la fibra va portata in tutte le strade, ma noi ci si sta lavorando seriamente, sono un progetto nell'arco di 12, massimo 15 mesi, ma sto andando più là nel tempo perché le promesse vengano mantenute, si porterà la fibra in tutto il territorio quaratino, ed è importantissimo. Poi una cosa a noi piacerebbe tantissimo sono le comunità energetiche. Questa è una cosa molto nuova, innovativa, non facile, però credo un'amministrazione debba cercare anche di scommettere sul futuro. A me non mi interessa dire il che realizzeremo da qui a 3 mesi, neanche da qui a 5 anni. Noi vogliamo seminare per il futuro delle prossime amministrazioni, qualsiasi siano, quindi noi sa progetti in avanti, e quindi le comunità energetiche sono una bella scommessa importante. Noi ci adopereremo per fare in modo che gli stessi privati le possano realizzare tranquillamente. Quindi, e chi è quel cittadino che non ha un terreno, non ha un tetto suo, potrà realizzare una comunità energetica con un altro cittadino che ha quella possibilità, unendosi a quel cittadino. E quindi è una cosa già positiva. Ma potrebbe essere anche il comune sui propri tetti, sulle proprie casse d'espansione, a farsi promotore e a farsi sinergia di questo. E questa sarebbe già una grande innovazione. Poi c'è tutto aspetta, dare per scontato tutta la conoscenza. Certo. Allora, che vuol dire per il cittadino la comunità energetica? Praticamente un cittadino che sta... Gabriele Romiti abita per esempio in Viale Europa, c'ha altre 5 persone che stanno vicino a lui. Gabriele Romiti ha il campo da mettere a disposizione per realizzare con fotovoltaico quella che è una comunità energetica con gli altri 5 cittadini. Un fotovoltaico che serve più. Certo, abbattendo quelli che sono i costi e costituendo una comunità energetica attraverso anche le possibilità che dà il nostro regolamento comunale. Quindi un'amministrazione che va incontro alle esigenze dei cittadini confrontandosi con i cittadini. Poi addirittura ancora più ambizioso è il tema noi, amministrazione, attraverso le nostre strutture, addirittura costruire quelle possono essere delle comunità energetiche con chi è vicino alle nostre strutture. Si parla delle casse di espansione, si parla dei tetti comunali. Noi, i nostri uffici si vorranno rendere green, praticamente non so, un progetto di rendere tutti gli uffici green a Quarrata. Perché si abbatterà il costo della bolletta anche per i nostri cittadini, visto che noi si è messo tanti punti luce, si è fatto forti investimenti sull'illuminazione pubblica, si deve abbattere anche quella che è la bolletta di un'amministrazione, ma in modo più importante noi si vuole fare questo per dare un esempio, per far vedere che siamo nel 2022 e bisogna andare proprio incontro a queste esigenze della transizione ecologica e ambientale. Dare risposta all'ambiente, perché voler bene al nostro ambiente, voler bene alla nostra Quarrata, voler bene alla nostra via, alla nostra strada, vuol dire voler bene ai nostri figli, al prossimo. E credo che è un messaggio questo che non deve mai mancare da un'amministrazione verso i propri cittadini. Poi io credo il progetto delle piste ciclabili a Quarrata va assolutamente completato. Noi si è realizzato
12,5 km di piste ciclabili. Ora va completate quelle che sono le piste ciclabili che ci possano collegare al comune di Serravalle. Noi arriviamo con le piste ciclabili alla Magia Valenzatico, dalla Magia ci si collega a Casa di Zela attraverso il torrente Stella e si va nel comune di Prato con le ultime piste ciclabili. E oltretutto si è fatta anche le piste ciclabili che vanno da Ronchi fino agli Olmi nel centro città, ma ci mancano da completare le piste ciclabili che sempre attraverso il torrente Stella da Valenzatico vanno fino a Casa Alguidi attraverso il torrente Stella, passando da Santonovo si va al confine col comune di Serravalle, si possano fare sia attraverso il torrente Stella che attraverso il Viale Europa. Attraverso il Viale Europa sarà la possibilità di arrivare fino a Campiglio, poi si può andare in Via del Lago e arrivare sempre al confine con Serravalle, perché le piste ciclabili credo sia una di quei progetti che maggiormente sono piaciuti ai nostri cittadini, che si è realizzato in questa amministrazione Mazzanti di cui ho fatto il vice sindaco. Bene, c'è già lo stop che ci impone la pubblicità e poi sentiamo ancora. Allora, mi pare che si delineano due visioni. Una che punta, in questo caso, poi dopo dietro c'è altro, vero? È la viabilità lenta, perché si è parlato di sentieri da recuperare. Qua si pensa a una viabilità, compreso la via delle fibre, che è la via della velocità in qualche modo indispensabile, cioè. Indispensabile oggi, ecco, però insomma sono due messe a fuoco un po' interessanti sulle quali c'è da discutere. Io volevo chiedere a tutti e due i candidati, qua a Rasa mi sono guardato un po' la popolazione nel dopoguerra, praticamente dal 50 al 2020 è raddoppiata. È sempre aumentata la popolazione, il che significa che sostanzialmente non si vive male in quel territorio, altrimenti la popolazione sarebbe ridotta. Il fatto che negli ultimi anni non sia aumentata molto vuol dire che cresce anche un certo tipo di popolazione, meno un'altra, che tende un po' ad invecchiare. Comunque la densità è molto alta, è quasi 600 abitanti per chilometro quadrato, quindi è un comune difficile da amministrare. Quindi chiunque amministrerà Quarrata ha compiti difficili da fare. In questa trasformazione qui, cosa pensa di fare i due candidati per quella parte più alta, più vecchia della popolazione, per gli anziani, che stanno aumentando dappertutto, perché spesso hanno situazioni di difficoltà che noi sappiamo dovute a mille problemi pregressi. Per esempio in realtà come le vostre, dove c'era molto artigianato, e sappiamo che in questi casi per esempio il sistema pensionistico per queste categorie non era molto favorevole. E basso. Bene, sì, parto dalla sua domanda, proprio dagli ultimi dati. Ultimamente la migrazione più alta proviene dal comune di Prato, cioè, adesso si parla di giovani coppie, gente giovane. Cosa sono venuti a fare? Cioè, sono attratti dal mercato immobiliare che ha un costo più basso. La vicinanza con Prato succede, insomma, anche in altri comuni pistoiesi. Sì, appunto, cioè, i prezzi sono più bassi e vado ad abitare a Quarrata. Intanto a queste persone che hanno un lavoro a Prato bisogna garantirgli un trasporto pubblico locale efficiente. Non abbiamo nessuna linea d'autobus che va a Prato attualmente. Con la strada che è stata realizzata nel 2003, con la nuova strada, la nuova tangenziale, sarebbe un attimo da Quarrata arrivare a Prato, cioè sarebbe una percorrenza di 15-20 minuti, se no. Mentre invece adesso c'è la vecchia Copita, per avere la linea toscana, deve andare a Poggio a Caiano, deve cambiare, cioè tu fa prima, cioè, fai prima a andare a Roma con l'Intercity che non arrivare a Prato, che non arrivare a Prato da Quarrata. Questa è una cosa che assolutamente manca, come manca un collegamento d'autobus che riporti quantomeno a livello pre-2011,
Nel 2011, ricorderete, sono state tagliate del 50%, tutte le corse da autobus sono state tagliate del 50%, e attualmente siamo ancora a quel livello del 2011. Nel nostro programma c'è sicuramente di intervenire da subito con Autolinee Toscane perché venga creato un collegamento autobus comprato, anche perché l'ospedale più vicino a noi non è quello di Pistoia, ma come chilometri è di fatto quello di Prato. Oltre a queste famiglie che sono tornate a abitare qui, lavorano a Prato, e poi altro problema, noi abbiamo un solo istituto di istruzione secondaria superiore. Qualcuno è costretto ad andare a studiare a Prato, non può fare sta vita, cioè uno studente deve andare a studiare, va a Prato, già sono scomodissimi quelli che vanno a Pistoia. Sei un po' di tendenza filopratese così, eh? Nascita sono dei limiti sull'Arno, per cui sono fiorentino, sono nel mezzo. Però è la diocesi di Pistoia, è la diocesi di Pistoia, infatti sono venuto qui a fare i fogli a Pistoia. Niente, tornando sempre alla domanda, quella sugli anziani, in effetti c'è un invecchiamento della popolazione, molti erano artigiani, la pensione è bassa, oltre alla pensione è bassa, gli anziani hanno problemi di salute, cioè è ovvio, purtroppo hanno problemi di salute. A Quarrata c'è la Casa della Salute, però alla Casa della Salute, se noi si va a prenotare un elettrocardiogramma, o ci mandano a Pistoia o ci mandano a Pesce. Non tutti sono autosufficienti, non tutti hanno qualcuno che l'accompagna. Bisognerebbe quantomeno, non dico grandi cose, ma che ci sia qualche... Lei mi ha anticipato, poi l'ho chiesto anche a lui, ma su questo vi volevo chiedere appunto se nel futuro, visto che la pandemia ci ha cambiato tutti, sì, ci ha fatto capire che la sanità diffusa, il servizio sanitario diffuso è importante, è tornato importante, mentre anni fa si pensava al contrario. Sì. Volevo chiedervi a tutte e due, poi lo passo anche a lui, sì, cosa intendevate fare, essendo come enti locali, sì, un pezzo importante della sanità pubblica. In effetti, il sindaco è responsabile sostanzialmente. Nel 2011 ci fu questa tendenza, che è stata una tendenza nazionale, guardiamo i problemi che c'è stato all'ospedale San Marcello e quant'altro, però adesso l'invecchiamento della popolazione, ci vuole la sanità diffusa, non si può andare a fare chilometri. E le pandemie, anche già portare una persona a vaccinarsi a Pistoia era difficile, poi è stato fatto il centro della Banca di Vignole, ma e va bene, però noi dobbiamo puntare quantomeno su una guardia medica che abbia almeno un punto di primo soccorso, quantomeno mi sono slogato un piede, non so se ho slogato il rotto, un raggio, facciamolo lì, cioè non andiamo, anche perché si va a aggravare quello che è il pronto soccorso dell'ospedale di Pistoia, è già abbastanza piccolo, è sempre pieno di gente, cioè facciamo qualcosa localmente, una cosa che funzioni. Adesso la guardia medica come è fatta ora non funziona assolutamente. Qualche centro diagnostico a Quarrata ci vuole, non si può andare a Pistoia o a Pescia, sono troppo lontane. Cioè, ma anche al di là degli anziani, ma anche per un giovane, perché lavora, quando ci va, quando lo trova il tempo? Bisogna tornare in questa la sanità diffusa. E questo ce l'abbiamo sicuramente in programma. Centro diagnostico neanche privato c'è a Pescia? Guardate, date l'analisi del sangue, l'unica cosa che può fare è anche privatamente l'analisi del sangue, non c'è possibilità, bisogna venire per forza a Pistoia, bisogna per forza raggiungere. Si viene a prenotare, c'è un punto del CUP, e poi si va a fare l'analisi da un'altra parte. Bravo, sì, perfetto, è così, c'è il punto della Casa della Salute, però lì ti fanno solo la prenotazione, poi o ti mandano a Pistoia o ti mandano a Pescia. Allora, però nel PNR mi fa che ci sia... Allora io intanto parto, mi rifò da qui, da quella che è la sanità, che si dà anche risposta ai signori della terza età, si suol dire. Allora, noi le idee chiarissime sulla sanità, guarda, molto chiare, che sono queste. Noi si è chiesto il pomeriggio della mia presentazione della sede lì in via Montalbano,
Eugenio Giani ufficialmente si è preso un impegno. Gabriele Romiti gli ha chiesto, davanti a 260 persone, erano 260-270 persone che erano venute lì alla presentazione della mia sede, del mio comitato elettorale, io personalmente, siccome ci si sta lavorando da un po' di tempo, gli ho chiesto davanti a tutti il punto di primo soccorso a Quadrata da realizzare alla Casa della Salute. Il presidente Eugenio Giani ci ha garantito che farà tutto quello che è possibile per fare in modo che nei prossimi anni si realizzerà questo punto di primo soccorso, che è importantissimo perché permetterà ai nostri cittadini di andare a Quadrata o quelli delle zone limitrofe, ma sgraverà il pronto soccorso di Pistoia da tutto quel disagio che ci può essere per tutti i famosi codici gialli. Quindi punto di primo soccorso alla Casa della Salute, già chiesto con risposta del presidente Giani che ci ha dato delle garanzie. Non solo, noi a Quadrata ci sono venuti a trovare l'azienda Carrone che ha vinto la gara dell'ASL. L'ASL ha messo il Caselli in vendita tempo indietro, ha partecipato questa azienda, ha vinto la gara, è venuto a parlare con me il sindaco e ci aveva proposto la possibilità di realizzare due RSA da 80 posti per i nostri anziani a Quadrata. La prima cosa, noi gli si disse, io parto dal concetto che un amministratore deve sempre ascoltare tutti, cercare di imparare da tutti e valutare bene le cose, non si dice mai di no a prescindere. Noi si valutò questa offerta come un'offerta positiva, ma ci sembrò quasi limitativa. E allora è andata così, che il sottoscritto, il vice sindaco, il sindaco Marco Mazzanti, propose in modo molto convinto all'azienda Carron di andare a realizzare anche dei centri diagnostici. Sì. Attualmente dov'è il Caselli ora, dov'è la struttura ora, ci viene realizzato dei centri diagnostici, dei centri medici e in più verrà realizzato il diurno. Noi si è chiesto il diurno che non era previsto per 35 posti di diurno, che verrà realizzato nella struttura che invece è dietro il Caselli, queste strutture prevederanno due RSA da 80 posti, più prevederanno, c'è previsto il diurno che è un servizio importantissimo per i nostri cittadini a Quadrata. Tutto questo non si è chiesto in aggiunta alla realizzazione di due grandi parcheggi e della viabilità che da via Matteotti, quella che vi dicevo prima, va a ricollegarsi con via Firenze. L'azienda Carron ha concordato con noi che questo verrà realizzato, si è già fatta una delibera di giunta, si realizzerà un protocollo d'intesa dove verrà confermato tutto quello che vi dico io oggi. Quindi noi, tutto questo è un'azienda privata che però verrà a fare questo investimento a Quadrata, tutto convenzionato con la Regione Toscana, perché per noi la prima cosa che si è chiesto è: noi vogliamo la convenzione con la Regione Toscana, è tutto convenzionato con la Regione Toscana. Quindi succederà che io mi auguro fra 2 anni e mezzo, 3 i tempi di realizzazione, un cittadino di Quadrata invece di andarsi a fare gli esami a Villa Maria andrà a farseli lì direttamente al Caselli, per fare un esempio, e avrà questa possibilità in più. Poi per quanto riguarda il discorso della terza età, importantissimo, è quello che noi si prevede e che si è sempre previsto per tutto il settore del volontariato. Allora, il settore del volontariato è la parte più bella e importante che noi abbiamo nella città di Quadrata. Noi abbiamo la fortuna di avere un volontariato che funziona benissimo, un volontariato che è presente verso i nostri anziani. Le strutture addirittura come Misericordia, Croce Rossa, BAB fanno dei servizi eccellenti e questo ci ha permesso di rendere la vita sicuramente meglio ai nostri cittadini. Quindi attraverso anche il mondo del volontariato, del terzo settore, noi creeremo dei momenti per queste persone della terza età, per stare insieme, che è importantissimo, per chi non ha quei disagi che parlavo prima, invece per chi ha purtroppo dei problemi che non può camminare, noi daremo risposta attraverso questo intervento che verrà fatto al Caselli. Questi sono i progetti che noi abbiamo sulla sanità. Una cosa importante, non ho potuto parlare prima dello sport, ma guardate, abbiamo dei progetti chiari, chiarissimi. L'ente gestore che c'è attualmente al Palamelo
ha portato al vice sindaco Romiti, all'amministrazione Mazzanti, quello che è un project financing che noi condividiamo, che quindi esiste, che verrà presentato il 31 maggio, che è un project financing che dà risposta in parte al mondo sportivo. Lo devo approvare eventualmente però al nuovo consiglio comunale. Sì, certo, 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 certo. Noi saremo assolutamente favorevoli, lo dico già chiaramente, c'è una grande palestra dalle grandi altezze per tutti quegli sport che hanno bisogno di questa risposta, ma ci sarà anche un campo polivalente, un grande campo polivalente. Ma avrà dei costi alti per i cittadini, essendo o no? No, perché dei costi l'investimento. No. L'investimento sarà attraverso un partenariato privato. Attraverso un partenariato privato questo progetto, questo project financing lo metteremo poi a gara, vedremo come andrà la manifestazione di interesse e poi dopo sarà regolamentata attraverso il partenariato privato col pubblico quello che sarà la funzione che avrà questa palestra e questo campo polivalente, che però sarà a servizio di tutta la città di Guarata. Il campo polivalente dà risposta anche a quegli sport che non sono il calcio, per dire, che non sono la pallavolo, che non sono la pallacanestro, ma che però abbiamo sul nostro territorio a Corata, cui noi dobbiamo dare assolutamente risposta. Vi voglio chiedere un'altra cosa a tutti e due. Spesso sul giornale, un mio amico fra l'altro, evidenzia che nel vostro comune ci sono dei rifiuti abbandonati da una parte e da un'altra e questo signore con tanta buona volontà si dà da fare, eccetera. Cosa pensa di fare il Comune, sapendo che non è compito esclusivamente suo, però un po' perché questo è un fenomeno che dà noia, sicuramente dà noia, dà noia. Anche questo lo abbiamo in programma, come altre tante cose, soprattutto la Green Economy. Il problema dell'abbandono dei rifiuti ormai è annoso a Guarata, basta appunto fare una camminata a piedi o in bicicletta e si vede sti sacchi neri nei fossi che sono... È un po' dappertutto, però a Guarata, sì, Guarata... avete una persona che lo evidenza e quindi ci fa capire Sì, ma al di là dei manetti se non lo girate si vede, perché si può fare il nome è un impegno serio, ma si vedono, bisogna essere cieco per li vedere. Allora si vedono, quindi allora che dice Manetti, li vanno a cercare per il bosco? No, Si vedono. Cioè, basta fare un giretto e si vedono. A Daniele, basta fare un giretto e si vedono. Allora, questa è una cosa che non può più essere lasciata alla volontà delle sole associazioni private. Bisogna che anche il Comune intervenga da parte sua a risolvere questo problema. Per contrastarne l'abbandono, l'unica cosa è installare delle fototrappole. Adesso esistono. Si legge la targa, gli si fa la multa, oppure sul modello fiorentino degli ispettori ambientali a Firenze ti vanno proprio a vedere rifiuto abbandonato, trovano una lettera, trovano l'indirizzo, ah sì, sei te, ti vengono a casa e ti multano. Oltre a questo bisogna che anche il Comune a parte sua si metta, dia per una volta definitiva una sana ripulita a tutto, perché c'è da ripulire veramente tutto. Dopodiché a chi sgarra, molte. Non è più tollerato sgarrare, cioè, adesso basta, cioè, ci sono state associazioni, c'è cioè, il Legambiente, dei Manetti, ma non solo, c'è anche Plastic Free che ogni domenica magari vanno lì e raccattano un po' di plastica, ma non si può lasciare tutto al privato, cioè, questo quantomeno per il mio pensiero è un compito principalmente pubblico. Si tratta di una questione di educazione ai cittadini, cioè, perché qui c'è anche parecchio. Comune però può prendere l'iniziativa anche in questo senso, sì, può diventare un soggetto educante insieme alle scuole. Può diventare un soggetto educante. Io vedrei bene un progetto di un comune che si fa carico. Si fa carico, diventa educante e con chi sgarra, cioè, non si può sgarrare su questi campi lì. Zero. Non posso, vedo l'orario, allora, scusami. Che ci vedi, corre il tempo. Infatti vedevo fermo, vedevo 0-0. Funzionava, però funzionava. Sì, va bene. Vai Lorenzo.